davanti appunto al nostro Garden, dopo aver visto gli eventi di Selphy, Quistis e Irvine che si trovavano alla base missilistica, oggi praticamente noi siamo con Squall, Zell e Rinoa invece in prossimità del Garden. È un team, quello di Squall, Zell e Rinoa, scelto per un motivo. È stato scelto perché appunto abbiamo delle cose da fare, e queste cose da fare si possono tra l'altro vedere alcune scenette più particolari grazie alla questione di avere questo team. Cambiamo ovviamente la nostra finestrella, eccoci qua, visto che abbiamo tutto in tema per quanto riguarda Final Fantasy VIII, quindi è meglio mettere tutto in tema, e direi che possiamo cominciare. Ci siamo. Siamo arrivati al Garden e la situazione era un po' caotica. No, oddio, era un po' caotica, quindi scopriamo che è successo. Svelti, svelti! Ma cosa succede? Dove corrono tutti quanti? Trovate il preside Sid, se è necessario ammazzatelo! What? Forza, prendete il preside Sid, catturatelo! Preside? Forza, prendete il preside Sid, catturatelo! Cioè, situazione un po' particolare. Dove a quanto pare addirittura bisogna catturare il preside Sid, quindi non posso parlare ovviamente con gli altri studenti, perché sono tutti studenti che si muovono a caso. E... oh, culo di Rinoa in primo piano. Non si può parlare con nessuno neanche in questa fase. Ma che diavolo succede? Azione del preside o del supremo? Che dice? Allora, ti ho chiesto da che parte stai, con il preside o con il supremo? Scusi, ma non capisco. Giuri fedeltà al supremo Norg? Qua ci sono due scelte da fare. Dire di sì ci risparmia un combattimento. Proprio non capisco, invece ci farà fare un combattimento. Quindi io combattimenti non ne voglio fare. Giuro fedeltà al supremo. Bene, svelti allora, trovatemi il preside. Alcuni allievi lo proteggono, se è necessario uccideteli pure. Addirittura uccideteli pure. Quindi la situazione è molto più grave di quella che si pensi. Addirittura uccidere altri studenti che proteggono il preside. Ok, qui possiamo passare. Ecco, e qui ci sono i nostri amichetti. Poi, sei tornato? Che succede qui? Non lo so, parlano di dare la caccia ai Sid. Il Garden ora è diviso in due fazioni, quella del Supremo e quella del Preside. Problemi causa sconosciuta. Come membro del comitato disciplinare mi viene da piangere, il lavoro di anni è andato in fumo. Che vuol dire dare la caccia ai Sid? Ed il Preside al sicuro? Non lo so. Dobbiamo fare rapporto al Preside Sid. Probabilmente dei missili stanno puntando verso questo Garden. Come? Io me la filo. Eccoci qua. Ho capito. Scappare da soli non è giusto. Avviseremo tutti, va bene? Non è il caso di arrabbiarsi. Noi cercheremo il preside Sid. Fare attenzione. Sì, in ogni edificio stanno combattendo. Attento a quelli della fazione del Supremo. Ehi, voi ragazzi, siete con il preside? Non stiamo dalla parte di nessuno. Noi stiamo dalla parte di Seifer. Eccoci qua. Quindi non sono né con il Garden né contro il Garden. Ma Seifer è dalla parte della strega e voi siete con lui? Ok, questo è semplicemente per farci capire che in realtà dobbiamo andare in tutte le zone del Garden proprio perché sta succedendo qualcosa. Il giro consigliato da fare è andare da destra, fare tutto il giro del Garden e poi andare alla fine verso l'infermeria che si trova dall'altro lato. Quindi cominciamo da qui, dalla biblioteca. Perché ci metti così tanto? Distruggili! Ehi, dico a te, dacci una mano a proteggere quest'area. E qui, ovviamente, siccome io ho dato la mia disponibilità, cioè ho giurato fedeltà al Supremo Norg, qui mi appare questa scelta, ma in realtà
se avessi deciso di stare con il preside Sid, lui mi avrebbe attaccato direttamente. E siccome a me interessa farmi attaccare direttamente, fuori dai piedi, basta con questa farsa. Un altro seguace di Sid. E qui parte il combattimento. Ovviamente combattimento che al mio livello è un combattimento stupido. Però assaggerete la furia dei miei mostri. Oh, ci stiamo cacando sotto. Ops, morto. Diciamo che l'unico malus di questi combattimenti è il fatto di prendere esperienza. Prenderemo esperienza. Si potrebbe evitare di prendere esperienza utilizzando Medusa o comunque utilizzando magie per pietrificare i nemici e quindi non prendere esperienza, ma a me non me ne frega nulla. Grazie dell'aiuto. Il preside non sta qui. Stiamo proteggendo questa postazione per far credere che sia qui. Per quanto forti, se quei bastardi ci attaccano tutti insieme coi mostri, non ce la faremo a resistere. Ci siamo divisi in piccoli gruppi, in modo da poter controllare ogni postazione. Ma non l'ho deciso io. E chi? Shu! È lei che ha preso il comando quando è successo tutto ciò. Grazie dell'aiuto. Prego. Il preside Sid? Qua non c'è. Tra l'altro loro sono cadetti Sid, no? Notate che hanno praticamente la divisa come quella che avevamo noi durante la cerimonia all'inizio del gioco, quindi... Mentre invece questi sono semplicemente studenti. Io sto facendo del mio meglio, difendo questa postazione. Mentre la persona con cui dobbiamo parlare in realtà, la vera persona con cui dobbiamo parlare qui, è lei. E il fatto di avere Zell nel party farà accadere un piccolo extra, un non nulla di diverso. Prendi questo se vuoi, usalo pure. Questo usalo pure, prendilo. Grazie. Mega finisce. È probabilmente uno degli oggetti più rari di Final Fantasy VIII perché si può ottenere in altro modo, ma è raro da ottenere. Mentre invece lei ce ne droppa uno praticamente così, a rotta di collo. E inoltre, se sentite bene il balbettio della ragazza, lo fa solo se avete Zell nel party. Quindi se in questa fase del gioco non avete Zell, lei vi darà la mega finisce e vi parlerà tranquillamente. Ma il fatto che invece lei balbetti è un sinonimo del fatto che in realtà questa ragazza è segretamente innamorata di Zell. Nel CD1 c'era la possibilità di fare una piccola side quest dove appunto si scopriva il fatto che questa ragazza fosse davvero innamorata di Zell. Ma a noi non ci interessa, perché comunque lo capiamo anche da questo atteggiamento. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Infatti, come potete notare, lei si è letteralmente spostata su dove si trovasse Zell e praticamente gli ha parlato e gli ha detto: tieni, prendi pure questo, è un regalo per te, eccetera, eccetera. Ok. Qui invece non c'è nessuno, quindi possiamo tranquillamente andare. E qui, se vi ricordate, c'era la fonte assimilabile che avevamo, che però, vedete, è praticamente non assimilabile. Quindi torniamo indietro e continuiamo il nostro bellissimo giro in tutte le altre zone del garden per ripulirle da quelli che sono i seguaci del preside e soprattutto dai mostri dei seguaci del preside. Tra l'altro, altra particolarità, all'interno del garden si trovano gli incontri casuali. Noi ovviamente non ne abbiamo perché abbiamo incontri zero. Quindi combatteremo solo contro i nemici, diciamo di checkpoint, mettiamoli così. E lì un Sid della fazione del preside sta accompagnando le matricole. Che errore, scusate ragazzi, combatto anch'io. La cosa si fa interessante. Ah, non mi alleno ogni giorno per niente. Forza. Maledetto. Ovviamente li aiuto. Sarò io il vostro avversario. La fazione del preside. Anche lui fischia. E ovviamente altri nemici. Ciao ragazzi, buonasera. A chi si sta aggiungendo ovviamente. Addirittura un Archeosaurus. Niente proprio di meno. Chi si oppone a Norg deve morire. Vai Rinoa, sciottalo. Vediamo se entrate. Ma forse ce l'aveva Zellade.
Vabbè. Addio. Oddio, ancora vivo. Bel criticozzo. E qui lo sciottiamo definitivamente. Ancora vivo? Ma quanti cazzo di HP aveva? Ok, morto. Non me li ricordavo tutti sti HP. Cioè, ero convinto, anche perché non è che ho tutti sti gran livelli. Quindi pensavo non avessi tutti sti HP. Invece... Oddio, magie invocate ha preso. Perché avete appreso magie invocate? Ecco, metti già l'evento difesa. Tu va bene. Tu va bene. Usa vitamina. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. Poi state apprendendo le cose giuste. Grazie, Squall. Aspetta, tieni, spero ti possa servire. Buona cea. Grazie mille. No. Il preside, mi dispiace, ma qui non c'è. Grazie, ragazzi. Vedete, loro comunque si conoscono, perché alla fine hanno frequentato lo stesso garden, quindi lei ha detto grazie, Squall, era un seed, e comunque si è accettato un oggetto, quindi andare in ogni singola sezione ci consente di ottenere un oggetto. È come se stessimo facendo una sorta di tutte piccole side quest, fondamentalmente. Andiamo al garage. Ah, un altro seguace di Sid. Bel fischiettino. Tra l'altro notate anche come gli scontri stanno diventando sempre più difficili. Qua addirittura c'è un Grendel. Questo garden appartiene a Norg. Noi i Grendel li abbiamo già sconfitti tempo addietro, però i Grendel sono comunque fastidiosi come nemici, quindi... Però noi con questo setup siamo completamente... Zanne di Grifone. Noi siamo completamente a cavallo, come si suol dire. Eccolo! Preside Sid! No. Cosa? È solo un ologramma. Hai fatto bene, no? Prendi questo, ti potrà essere di aiuto. Tenda. No, il preside non è nemmeno qui. Niente, quindi non è neanche da questa parte. Via, andiamo. Però vedete, ognuno di loro praticamente mi sta dando degli oggetti, proprio per dirmi che ho completato praticamente questa parte, questa fase. Cosa? Un altro bastardo seguace di Sid? Ecco qua. Norg mi ricorda una domanda del quiz di settimana scorsa. Devo tra l'altro fare i test Sid, devo aumentare di un livello Sid. Voi siete gli alleati del preside. Vai Rino, asciottalo. Tu che hai Ade 100%. Bello. Ovviamente i nemici, se sono di livello più basso rispetto a noi, hanno una probabilità più alta di subire Ade. Infatti diciamo che il J status Ade funziona con la proporzione dei livelli. Se i nemici sono più scarsi o comunque hanno un livello più basso rispetto al nostro, allora entra Ade al 100% quasi. Se invece il nemico è allo stesso livello superiore, le percentuali si abbassano. Ok, qua ovviamente c'è anche la possibilità di poter salvare, quindi diciamo un piccolo checkpoint che noi sfruttiamo al 100%, perché col fatto di avere le mod, col fatto di avere tutte robe, è, diciamo, potrebbe crashare in un modo o nell'altro, quindi meglio preventivare un crash piuttosto che inseguirlo. Qui invece c'è un'altra scena divertente, sempre perché abbiamo Zelle nel party. Qui stiamo andando verso la mensa. Stai con il preside, bastardo. Scheletto, anche lui. Oh, un Pyros. Niente proprio di meno che un Pyros. Fermateli. Vai, Rinoa. Vediamo se sei...
Vedete, il Pyros è di livello più alto, quindi non è entrato Ade. Non c'è bisogno del Renzokuken, qui possiamo tranquillamente scoppiarlo così. Con Squall facciamo già i danni praticamente di endgame. Basta salire di qualche altro livello e probabilmente la forza la capperemo a 2,55. Anzi, quanto hai già? Ah no, 2,48 ancora. Vabbè. Ma io in tutto ciò... Sì, GF ce li ho tutti, ok. Minchia, mi ero spaventato di non avere i GF. Ho detto che cazzo sto facendo. Ciao, Sherpino! Oh, Raidozzo di Saki. Ciao, Sakina. Benvenuti, ragazzi. Benvenuti, figlioli. Oggi siamo su Final Fantasy VIII. Una perfect run. Dove mi accingo a raccontare Final Fantasy VIII in una modalità che non tutti conoscono. Quindi, se siete interessati, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Di più non vi posso dire. Di più non ho modo di potervi dire. Allora, anche qui abbiamo una fonte assimilabile che possiamo vedere tramite arrivare a zone. E poi, parlando ovviamente, forza ragazzi, possiamo ancora farcela. Parliamo agli altri seed. Il preside seed non è neanche qui. E se avete Zell nel party, stessa cosa di cui vi ho parlato poco fa, potrete assistere a una piccola scenetta qui. Ehi ragazzi, volete un panino? Sì, magari! Ehi, guarda che i panini sono finiti. Ah, davvero? Mi dispiace, pare che siano finiti. Ecco, questo è un altro rimando al fatto che il Zell, poverino, fin dall'inizio del CD1 è in cerca dei panini e non riesce a prenderli, non riesce mai ad ottenerli. E è la stessa cosa che Squall comunica a Selfie quando gli fa fare il tour praticamente della scuola e gli dice: immensa, c'è sempre la guerra per prendere i panini e non tutti riescono ad averli. E ovviamente Zell è uno di questi. Però se ci parliamo di nuovo, otteniamo l'erba Ghisal, che è l'oggetto che per l'appunto ci donano coloro che si trovano in mensa. Ogni persona, o per meglio dire una delle persone che si trova in ogni angolo della scuola, una volta completato il combattimento, vi darà sempre un oggetto. Quindi se non ve lo dà subito, parlateci una seconda volta. Perché la seconda volta, poi, esaurito il dialogo, vi permetterà di ottenere l'oggetto. Ok, ultima zona, anzi ultime due zone praticamente da raggiungere. Qui sì, addirittura questo diciamo è il parco, quindi diciamo la zona palco. Dove, ecco, maledizione, servono rinforzi. E quindi andiamo a vedere che sta succedendo. Vedete? Qui c'è il palco del... diciamo dove appunto bisognava fare il festival. Chi va là? Fazione del Supremo? Fazione del Preside. Almeno credo, questo Supremo non l'ho mai visto. Ecco, quindi si sono fermati perché noi siamo della stessa fazione. No, qui il Preside non c'è, ma sorvegliamo questo posto ancora un po'. Prendi questa. Extra pozione. Il preside ha spedito tutti i seed verso la vera battaglia dei seed. Ok, quindi anche qui abbiamo ottenuto il nostro oggettino. Non c'è combattimento in questa zona. E torniamo indietro. Tra l'altro la musica incalzante che sottolinea il momento di enfasi, no? Che stiamo vivendo in questo momento. Dove il Garden si è letteralmente spaccato in due. Chi è col Supremo e chi invece col Preside, no? Quindi proprio una grossa spaccatura. E qui invece arriviamo all'ultima zona. Maledetto Sid ha dei seguaci in gamba. Ah, fieri. Delle spade invisibili. Ora chiamo i mostri e vedrete. Aiutiamoli. E quindi, ovviamente li aiutiamo perché fanno parte ovviamente della fazione del preside, quindi... Oh,
un nemico che già conosciamo. Anche qua i Seed. Peccato, pensavo scappasse Renzo Kuken. E invece, vabbè, sciocchiamolo così. E... perfetto. Nessun problema. Giada magica, buono. Ok, assalto, JHP, Piora. Ehi, puoi alzarti? Ma io sto con il Supremo. Non fare lo stupido. I feriti non stanno né da una parte né dall'altra. Dai, Squall, non startene l'immobile, dammi una mano. Secondo il giuramento di Ippocrate, ovviamente. La fazione del preside, la fazione del Supremo. Ma cosa vogliono fare? Ridicoli. Chi? Il preside Sid? Come vedi, non è qui. Ma dove sarà finito? Chu dovrebbe saperlo, ma non ho proprio idea di dove si sia cacciata. Perché lo cerchi? Dei missili stanno puntando questa base, lo devo avvisare. È meglio che vada via anche lei. Che cosa? Dei missili? Mi dispiace, ma non posso scappare via. Se vado via io, chi si prende cura dei feriti? Ed effettivamente... il problema è quello. Allora, c'è qualcuno che aveva preso roba, quindi... ok, Ifrit ormai praticamente ha preso tutto. Ifrit è un cavallo. Qui ancora dobbiamo apprendere roba. Qui stai quasi per finire. Ecco, Carbuncle. Carbuncle... mettiamo J-Mag. Anche perché poi ha contrattacco. Questa è bellissima come abilità, però... avremo modo di poterla sfruttare poi in futuro. E riparliamo con la dottoressa. Tieni, queste medicine ti serviranno. Elisir, medicine. Una sola medicina, però ok. Va bene. Abbiamo ottenuto tutti gli oggetti da tutti quanti, quindi... ehi, Squall, chi sei? Eh? Non ti ricordi? Sono io, Nida. Abbiamo passato l'esame per diventare Sid insieme. Me l'ero scordato. Ecco qua. Oh, tu sei fatto così. Il preside non si trova qua. Esatto, lui era praticamente quell'altro ragazzo totalmente anonimo che praticamente era insieme a noi alla cerimonia Sid. Perché la cerimonia Sid comunque si aveva Squall, Zell, Selfie e poi quell'altro ragazzo. Ehi, Shu! Quindi abbiamo trovato Shu. Inseguiamola. Sarà di sopra? Sì che sarà di sopra. Paul ha preso l'ascensore. Dove vuoi che si trovi? Si troverà dentro l'aula? L'aula è chiusa. Quindi no. Eccola qua. Ma voi? Da che parte siete? Da nessuna. Devo fare rapporto. Dov'è il preside? Qui a me. Glielo riferisco io. Galbadi ha lanciato dei missili contro il Garden. Qui? Ho capito. Devo avvisare il preside immediatamente. Dov'è il preside? In presidenza. Ha fatto finta di fuggire e invece non si è mosso da lì. Big Brain. Io sto andando da lui ora. Seguitemi, presto. Ecco, questa invece non si può aprire, mentre invece da qua, se non sbaglio, si poteva aprire per poter uscire fuori. Vabbè, questo è, diciamo, un piccolo extra dove noi non siamo potuti andare in precedenza, così, giusto per farvelo vedere. Ok, andiamo dal preside. Il big brain del preside Sid che... non si fa sgamare. No, ma è andato in presidenza. Da lì non è più uscito. Il preside vi sta aspettando. E tu dove vai, Shu? Ora ad informare tutti di evacuare il Garden. Eccoci qua. Quadra rapporto. Mi è giunta voce dei missili. Ho provato a dare ordine di evacuare, ma le comunicazioni sono interrotte. Chu, Fujin e Regine sono andati ad avvisare tutti.
scappate anche voi ed avvisate tutti quelli che vedete di fare altrettanto. Pare? Il mio rapporto... No, Squall, adesso non è il momento, ne riparliamo dopo. Ma preside, cosa c'è? Cosa vuole fare? Me ne starò qui a gustarmi la fine. Questo posto è un po' come casa mia. Vuole morire con il Garden? No, non deve morire. Il Garden si può ricostruire, ma lei è unico, signore. No, avete capito male. Ho ancora una carta da giocare. Forse riesco ancora a proteggere questo Garden. Oh, contro i missili? Ma come? Sono invecchiato. Ci dica quello che vuole fare, lo faremo noi. Perché vuoi aiutarmi? Perché? Non lo so. Ho paura che lui da solo non ce la faccia. Solo questo? Pare che la zona serve a poco. Questo posto è molto importante. Ci sono altri motivi. Se c'è un modo, voglio tentare. Perché per me questa è una casa. E poi è quello che provo. Sento che devo salvare questo posto. Non so come dirglielo, ma... E lui se la ride. Ha ragione, Quistis. Non sei molto bravo ad esprimere quello che provi. Cosa c'entra questo col discorso? Cosa c'entra questo discorso adesso? Vuole parlare di me o salvare il Garden? Preside, la prego, ci dica il suo piano. Questo luogo era un rifugio. Poi è stato rimodellato come Garden. Questa è la chiave per sbloccare l'ascensore. Se userete questa chiave, avrete accesso al livello MD. Alla base del livello MD dovrebbe esserci un sistema di controllo. È stato usato quando questo posto era ancora un rifugio. Non so esattamente di che tipo di sistema si tratti, ma siccome è un meccanismo dell'ex rifugio, dovrebbe servire a qualcosa. Forse potrebbe proteggerci dai missili. Non sembra una grande alternativa, ma meglio di stare qui senza fare niente. Sì, signore. Raggiungeremo la base del livello MD e attiveremo il sistema di controllo. Buona fortuna, ragazzi. Musica che cambia. Adesso è più... Non so cosa vi attenderà nel livello MD. Preparatevi al peggio. Vedete? E qui ovviamente ci apre praticamente automaticamente il menu, perché è una sorta, diciamo, di reminder per quanto riguarda i junction. Magari cercare di sostituire appunto i junction con qualcun altro e addirittura fare dei junction particolari di cui parleremo dopo. Però per il momento scendiamo. Buonasera a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Ecco qua, utilizziamo la chiave e scendiamo all'MD a fare la spesa. Oh. E nel frattempo E adesso che facciamo? Ci sarà una via d'uscita, no? Sì, ed è esattamente qui. E magari interagisse. E Squall... non funziona. Oh, grazie a Dio. Squall, andiamo. Le pareti sono arrugginite, l'ascensore non riesce a proseguire. E quindi scendiamo. Classica scena da film questa. Dove praticamente scendono tutti e a un certo punto l'ascensore inizia a muoversi e boom, cadere tutto all'improvviso. Oppela là. Ok. Qui possiamo aprire. E continuare la nostra discesa.
uno strato d'olio. Qui ci sono molti nemici deboli al fuoco. Se facciamo junction a magie di elemento fuoco, sarà più facile sconfiggerli. L'abilità G elemento attacco. Ce l'abbiamo. Facendo junction magie, l'abilità G elemento attacco assegna agli attacchi fisici una proprietà elementale. Con Junction Fire ed elemento attacco, l'attacco fisico è potenziato dalle proprietà elementali del fuoco. Così con il comando attacco sarà più facile sconfiggere nemici deboli al fuoco. Questo, diciamo, è un piccolo reminder del fatto che noi abbiamo i Junction. E nell'eventualità, ovviamente, noi non avessimo avuto la possibilità di fare dei Junction, o comunque non ci ricordassimo per un motivo o l'altro come fare Junction, qui il gioco ti spinge a farli, no? Ti spinge praticamente a, diciamo, a familiarizzare con questo sistema, che sembra contorto, perché inizialmente sembra contorto, ma appena viene capito è di una facilità immensa. A questo punto facciamola questa cosa, facciamo un po' di roleplay. Elemento attacco, questo è status attacco, noi invece l'elemento attacco ce l'abbiamo. Fire è bassino, 6%. Abbiamo altre magie di tipo fuoco? No. Quindi, abilità. Elb Mag Fuoco. Vediamo se possiamo creare qualcosa. Fire, Fira. Fairaga. Madonna, abbiamo pochissima roba per creare fuoco. Transcard invece mi può aiutare in qualche modo? Credo proprio di no. Non ho praticamente nulla, perché non ho farmato le carte, ovviamente. Niente, ci attacchiamo al K. Come si suol dire, ci attacchiamo al K. Potrei trasformare i Fire in Fira e i Fira in Fairaga, ma la proporzione è troppo bassa. Mi serviva, ecco, giade magiche che mi permettono di fare un po' di Fire, però vabbè. Facciamo finta che abbiamo messo fuoco all'elemento attacco, tanto noi siamo talmente forti che non ne abbiamo bisogno. Però il gioco, comunque sia, cerca di ricordarti le cose, anche se non in termini semplici, perché comunque G elemento attacco, G elemento... cioè, è un po' complesso per come te lo spiega il gioco, però una volta familiarizzato è semplice. Ok, qui invece c'è una piccola peculiarità sulla leva, perché qui adesso noi dovremmo girare questo meccanismo, però è virtualmente impossibile poterlo girare con un personaggio solo. Si hanno delle buone percentuali, circa 40-50% con due personaggi, e addirittura poi l'80% o più con tre personaggi. Nonostante il nostro Squall abbia dei valori a forza pari a 248, che è praticamente quasi il valore massimo, noi da soli non riusciremo ad aprirla. Io ero convinto che questa, diciamo, che questa leva, o comunque sia questa maniglia più che leva, si dovesse aprire con praticamente la forza, no? Quindi il fatto che noi praticamente potessimo avere un elevato numero di forza mi avrebbe permesso di aprirla più facilmente. Invece non è così. È semplicemente una roba meccanica del gioco e basta. Quindi scuola adesso devi ripremere ripetutamente quadrato. Inizia dopo questo messaggio. Quindi qui adesso noi dobbiamo premere quadrato il più velocemente possibile. Però, nonostante tutto... errore. È letteralmente impossibile aprirla da soli. Adesso con Zell abbiamo una buona probabilità. Vediamo se ci riusciamo già direttamente con Zell. È un po' come il supporto dei Guardian Force, no? Che bisogna premere quadrato. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. E così Rinoa può vedere noi mentre uomini forzuti flexiamo l'apertura. Da piccolo addirittura non ero mai riuscito a... oh. Ah già. Da piccolo non ero mai riuscito praticamente a... ad aprirlo con addirittura due personaggi. Lo dovevo fare sempre con tre. Invece poi negli anni ho scoperto che comunque...
in due si poteva fare se si era abbastanza veloci, e quindi cerco di aprirlo sempre con due. Ok, continuiamo a scendere. Questa è tutta trama e non c'è niente da dire effettivamente. C'è poco da dire, ovviamente. A Raids. Qui aspetta invece. Come siamo combinati con i Junction? Junction magia soltanto tu lo puoi fare? Abbiamo poche magie. Vabbè, mettiamo uno shell giusto per... Dammene un 7? 9, ottimo. GG. Ottimo. Buono. 9 è ottimo. Non c'è uscita? Un'altra scala. Questa scala dove porta? Ma tranquilli che arriveranno le cose un po' più tecniche. Lassù. Paul, che facciamo? Perché devo decidere sempre io? Vado a dare un'occhiata io. Aspettate qui. Ovviamente io sono il capo, no? Quindi mi assumo io la responsabilità delle cose da fare. Ecco qua. Apriamo. Cioè, guardate che cosa c'era sotto il garden praticamente. Cioè, noi frequentavamo il garden e praticamente tutta sta roba che stiamo guardando era sotto di noi. Qua dobbiamo scendere per forza, perché non possiamo fare altrimenti. Ehi, Squall, tutto bene? Sì. Ho avuto proprio paura. Effettivamente... Non ti preoccupare. Muoviamoci. I missili staranno per arrivare. Loro due hanno fatto la faccia come per dire... Dice sempre il solito Squall. Che non deve dare soddisfazione a nessuno. Ok, apriamo. E andiamo giù. Cioè, tutta sta roba era sotto il garden, no? Cioè, noi praticamente quello che abbiamo visto del garden era praticamente zero. Era letteralmente zero. Allora, qui c'è la leva. E la apriamo. Ecco qua. Salvataggino. Che non guasta mai. E possiamo andare. Ciao Demi. Ah, non ti preoccupare. Siamo per il momento è tutta trama quella che stiamo facendo. Non c'è chissà che cosa. Siamo ancora tutta trama. Le cose particolari arriveranno tra poco. Allora, cominciamo a disintegrare un po' tutti. Ovviamente qui abbiamo diverse magie che potremmo assimilare. Caos potrebbe essere interessante per un ipotetico, diciamo, protezione. Ok, fuori uno. Ovviamente impossibile assimilare perché l'ho disintegrato. Però non ci interessa accumulare. Questi mostri addirittura vengono considerati come boss. Ma non sono così pericolosi. Infatti zero esperienza. 16 giade magiche e 20 AP, che ci fanno comodo. Muoviamoci, i missili stanno per arrivare. Quindi abbiamo appreso Ruba con Diablos e mettiamo magie 20% e siamo a posto e possiamo andare.
Guarda, di Kingdom Hearts dell'1 e del 2 potrei anche farla in realtà, però per fare una perfect experience di Kingdom Hearts dovremmo giocarli tutti. E giocarli tutti è virtualmente impossibile, anche perché il gioco per telefono non c'è più, quindi... Però dell'1 e del 2 la potrei preparare una perfect experience, me li ricordo abbastanza bene i primi due Kingdom Hearts. Il 3 lo dovrei rigiocare perché mi ricordo poco. Cioè l'ho giocato tutto, ma me lo ricordo poco, ma l'1 e il 2 me li ricordo abbastanza bene. Ok. Siamo al livello più basso. Cosa facciamo? E cosa vuoi fare, Zell? Schiaccia tutto, spacca tutto. Non lo sa nemmeno il preside. Come possiamo saperlo noi? E vediamo che succede. Sarà giusto fare così? Ok, che altro potrei fare? Oh! Sta succedendo qualcosa. La prossima perfect experience che faremo sarà Shuikoden 1, tra l'altro, Già vi avviso. Perché con la remastered, appena avremo la remastered, faremo la perfect experience di Shuikoden 1 e poi Shuikoden 2. Già vi avviso. Oh oh. Eccoci qua, uno dei momenti più pazzeschi del CD2, dove non riesce a capire quello che sta succedendo. Dici, ma veramente? Sì, veramente. La trasformazione del Garden. No, i missili. Però noi i missili li abbiamo un po' fatti sbarellare, no? Quindi non sono stati super precisi, anche se in realtà hanno colpito esattamente dove si trovava il Garden. È semplicemente il Garden che si è spostato leggermente e quindi non è stato colpito, ma anche se noi avevamo messo il rateo dei missili, diciamo, che avrebbero fallito, in realtà hanno colpito lì lo stesso. Però fortunatamente si muove. Così è questo. Non pare vero. Incredibile. Mi chiedo cosa succeda là fuori. Squall, andiamo a vedere. Andiamo, Squall. Andiamo. Papapam, papapam, papapam. Ok, andiamo a vedere che succede sotto. Era nascosto fino a poco fa. Sono uscito e ho visto questo caos. Ma tu sapevi che il Garden poteva volare? Bene, bene. Sempre sicuro di sé. Anche se avessimo risposto sì, non cambiava nulla. Membro 109. Ma che diavolo succede? Ci potevano almeno avvertire che questo affare volava. Ovviamente tutti sorpresi del fatto che il Garden voli. Aspettate. Troppe cose tutte insieme. Ma cosa diavolo succede?
Ai ai ai, ho proprio la schiena a pezzi. Stavano per precipitarci addosso e noi eravamo qui con le mani in mano. Wow, hai visto fuori? Fantastico, va sul ponte laggiù, da lì si dovrebbe vedere. E questo sarà il motivo per il quale noi abbiamo Rino all'interno del gruppo. Incredibile, da un'occhiata laggiù. Avendo Rino nel party, si sblocca questa scena. E altrimenti non ci sarebbe stata. Ci sarebbe stato semplicemente Squall che vedeva la situazione e basta. Però qui Rinoa ci permette di vedere un qualcosa di nuovo. Vedete, ci sarebbe stata questa scena con il Garden che si vedeva fuori e basta. Invece Rinoa... ci fa gli occhi dolci. Ok, possiamo tornare. E questo, diciamo, è uno dei motivi per il quale ho messo Rinoa e Zell nel party. Zell per farvi vedere le scene durante il combattimento e Rinoa per farvi vedere questa scenetta. Il preside Sid vi vuole, venite subito. I comandi non funzionano, non so cosa fare. Di questo passo andremo a sbattere contro Balamb. Oh oh, è terribile, non c'è niente che possiamo fare. Oh, non scherziamo, ragazzi. Squall, non possiamo fare niente. Vorrei chiedertelo io. Squall! Squall, ti prego. Cosa posso fare? Ah, e adesso che succede? Ce l'abbiamo fatta, ci stiamo girando. Mamma mia. Le persone a Balamb, che poverine, si sono viste la morte in faccia. Ce l'hai fatta, Squall. Ah, il mare. Ragazzi, aggrappatevi da qualche parte. Oh oh. Bel lavoro, ragazzi. Possiamo dire che ormai il peggio è passato. Tutto a posto. Dove ci stiamo dirigendo? Finché non capiamo come pilotare il Garden, dovrei chiederlo al vento e alle onde. Ok, credo che ci possiamo prendere un attimo di relax. Pensiamo con calma a cosa faremo da adesso in poi. Tu dici. La mia stanza è sparita. Ok. E praticamente noi ci siamo abbandonati a noi stessi in mezzo al mare, quindi non so quanto effettivamente si sia risolta la situazione, però se per te è risolta, allora siamo tutti d'accordo. Oh, oh, ok. Minchia, pensavo si fosse incantato. Quanto tempo è passato da quando il Garden si è mosso? Cosa posso fare adesso? I mostri che aveva liberato il Supremo sono già stati eliminati. Ah, devo fare il rapporto al preside Sid. Voglio chiedergli anche alcune cose. Sarei impegnato a cercare di recuperare il controllo di questo Garden. Ce la farà? Oh, quante domande. Mare, mare, mare. Che noia. Odio non avere niente da fare. Mi viene da pensare a tante cose. Spero che Selfie sia ancora viva. Non avrei dovuto lasciarla andare. E qui si Servine come staranno? La strega è tutta colpa sua. Ha dato lei l'ordine di distruggere il Garden. E Safer non tornerà più? Gliela farò pagare, maledetta. Ecco, tutte le classiche domande di Squall che gli frullano in testa. Ehi! Hai un visino adorabile quando dormi. Ecco qua. Allora, andiamo? Andiamo? E dove? Dato che sono qua, fammi vedere il Garden, no? Suona come un ordine. No, ma che ordine? È tanto per abituarmi un po' a questo posto. Dai, ti prego. E va bene. Benissimo. Da questo momento in poi parte, ovviamente per chi ha intenzione di farla, una delle side quest, non dico più importanti, ma una side quest molto importante che si potrebbe cominciare anche più in là.
Però cominciarla adesso ci consente praticamente di avvantaggiarci per il futuro. Ovvero la quest del club di carte, ovvero il TCG. E noi la cominceremo adesso. Ah, una curiosità, qual è più grande, questo o il Garden di Galbadia? Non lo so. Ok, quindi come prima cosa da fare dobbiamo tornare indietro, quindi facciamo tutto il giro. Cosa c'è qui? La mensa. E lì? Il garage. Sono contenta che mi fai vedere il garden, però. Potresti cercare di essere più allegro. Dopotutto adesso siamo al sicuro, no? Cosa vuole che faccia? Ok. Quindi torniamo indietro. Facciamo tutto il giro. Cambia poco in realtà se entriamo nelle varie zone o meno, perché in realtà ciò che dobbiamo fare è semplicemente arrivare qui. Esatto. Lo studente numero 41.269, sei tu, Squall? Sì. Il Supremo ti vuole. Vai nella sala del Supremo. Dov'è la sala del Supremo? Scendi con l'ascensore principale, ho già chiesto il permesso per te. Ok. Quindi usciamo dalla schermata e rientriamo. Niente, riproviamo a farlo sbucare. Mi sa che era. Ah, prima devo parlare con lei, mi sa, eh? Dove è finito il preside Sid? Quell'uomo lavora troppo. Se lo vedi, digli di venire subito in infermeria. Ok, vediamo se adesso spunta. Perché dovrebbe. Eccolo! Eccolo, ok. Eccolo, trovato, e lui. Sembra che ci sai fare con le carte. Squall, ti sfido. Sono il fante del gruppo CC. Sembri essere un valido avversario. Se accetti la sfida, premi quadrato. Certo che l'accetto. E giochiamo. Ecco, lui è il primo. Ok, mi ricordavo quello col vestito da Sid, invece no. Era praticamente un altro tizio. Ecco, vedete, lui già gioca delle carte molto più interessanti. E tra l'altro è anche più bravo dal punto di vista di carte, però in confronto alle carte che abbiamo noi, non ha scampo. Ovviamente. E lui me la girerebbe, però se facciamo così. A posto. Prendiamo una e due. Ok. Ho perso, sei forte, ma non pensare che aver vinto ora significa aver sconfitto il gruppo CC. Ci sono sei membri del gruppo CC che non sono mai riuscito a battere. Il primo è il nostro leader, il signore delle carte, il re. Poi ci sono le quattro figure, il fante dei fiori, la dama di picche, la dama di quadri e la regina di cuori. E poi c'è il signore delle carte, Joker, scritto in maniera obbrobriosa. Ho giocato spesso con lui, ma non capisco il suo reale potere. Dato che mi hai battuto, anche loro prima o poi si faranno vivi. Buona fortuna, ma forse tu non ne hai bisogno. In realtà non si faranno vivi loro. Ragazzi, dovete andare voi a prenderli. Dovete andarli a prendere voi. Perché lui vi parla del fatto che si faranno vivi, ma non si faranno vivi. Cioè, se non li cerchi, se non li trovi, è finita. Quindi, andiamo a sfidare subito il secondo membro, ovvero Joker. Joker può essere sfidato quando volete, ma questo è il momento migliore. Sia perché abbiamo delle regole eccezionali per quanto riguarda lo scambio delle carte, ovvero abbiamo reintrodotto Diff, che è fondamentale per velocizzare la seconda fase di questo, diciamo, di questo, diciamo di questa fase di gioco, perché dovremo purtroppo farmare delle carte. Ok, non è spuntato. Siamo fortunati, dovremo batterlo un paio di volte. Eccolo qua. È spuntato. Se gli parliamo normalmente, mi dice: sei Squall, vero? Ho sentito parlare di te. Senti, c'è qualche oggetto che desideri? Chiaramente devi pagare. E come potete vedere, lui è semplicemente un mercante. Se gli parliamo, ma se gli parliamo col quadrato, ho sentito che vinci spesso. Facciamo una partita? Eh? Il gruppo CC? Sì, sono uno di loro. Sono Joker, scritto bene stavolta. Il mago delle carte. Anche nel gruppo CC sono una carta esclusa. Sì, dai. Hai il piano di guerra? Ok, se vinci ci aggiungo nuove funzioni. Piano
che sono le funzioni che riguardano i Guardian Force, ovvero quante volte li ho utilizzati, quante volte sono morti, eccetera, eccetera. Giochiamo. Carte scoperte, copie e diff. Madonna, abbiamo delle regole da Dio. Abbiamo rollato... Leviathan! Porco Giuda, l'ha giocata subito. Che culo. Va benissimo. Va benissimo così. Va bene, bene, bene. Sono contento, così acceleriamo un pochettino... Acceleriamo sta fase noiosa. Facciamo così. Ok. Leviathan. Perfetto. E... boh. Che culo. Bene, bene. Sei proprio forte. Va bene. Dammi il piano di guerra. Fatto. Ora puoi vedere anche le informazioni dei Guardian Force. Benissimo. E anche lui ce lo siamo tolti dalle palle. Ah, e mi ha giocato subito Leviathan. Grazie a Dio. Così non devo perdere mezz'ora qui a combatterlo per la carta. Benissimo. Culone, culone, culone. Sì, qua sono stato culone, ragazzi. Qua lo ammetto. Il prossimo che dobbiamo affrontare si trova qui. Però lo dobbiamo affrontare mentre esce dalla porta lì. Quindi vediamo se usciamo e rientriamo e magari appare. Eccolo qua, perfetto. Vieni qua. Io sono il fante. Ah, il fante di fiori del gruppo CC. Facciamo una partita. Yes. Vieni qua. Fatti batte. No, regola di scambio 1. Perché giustamente a Balamb le regole variano tra diff e 1. Cacchio. Devo sperare che contro le gemelle mi rispunti diff. Perché altrimenti ci stiamo 20 anni. Puttana Eva. Mi ha fottuto. Bravo, bravo, dai, così magari mi spunta diff. Perché se avessi vinto magari mi avrebbe accettato qualche altra regola, invece... E perché io non le guardo le carte degli avversari? Sono talmente sicuro di vincere che non le guardo. Invece dovrei guardarle più spesso. In modo tale da evitare problemi. Facciamo così e siamo a posto. Purtroppo qua me ne fa scegliere soltanto una. Se fosse stato diff. Sei bravo, ma sta attento. Quelli del gruppo CC sono molto forti. Ok. E anche lui lo abbiamo battuto. E adesso... adesso si piange. Allora, io direi anzi di andare a salvare. Io direi di andare a salvare al dormitorio. Perché ora qui noi dobbiamo affrontare... le due ragazzine che si trovano praticamente nella parte frontale del garden. Solo che queste due ragazzine... praticamente giocano soltanto carte di livello 7. E io, ovviamente, le carte di livello 7 non le ho mai avute all'interno del gioco. Quindi perché mi interessava avere diff? Perché così le potevo farmare più velocemente. Quindi spero che diff ritorni mentre gioco a carte con loro. Tra l'altro devo completare anche il livello 4, però va bene questo. Le possiamo completare tranquillamente. Quindi speriamo che riappaia diff, perché se non appare diff è un casino. Cioè, potrei farmarle subito le carte, però magari vediamo. Allora, vediamo se spuntano. Eccole qua. Sono esattamente quelle due ragazze che parlano tra di loro, però dobbiamo aspettare che si fermino qui. Nel momento in cui si fermano, possiamo sfidarle a carte. Eccole qua. Wow, hai vinto addirittura con i fiori. Sorpresa? Io sono la dama di quadri. Insieme siamo la coppia di quadri. Apprezzo la tua abilità. Accetto la sfida. Se ci vuoi sfidare, premi quadrato.
Diff. Diff. Godo. Dai, 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 diff. Eccole qua. Tutte carte di livello 7. Io di queste qui non ne ho neanche una. Quindi se riusciamo praticamente a fare una bella scorpacciata, vincere magari con 4 di differenza o più, sarebbe l'ideale. Così ne possiamo accumulare fino a 4 alla volta. Allora, questa la mettiamo qua a protezione. Ok, ne possiamo prendere 4. 1, 2, 3. No, la Dama Antarte già ce l'abbiamo. Va bene, facciamo così. Nuova. Nuova. Ce l'ho e ce l'ho. Sei forte. Era molto che non perdevo con uno che non fosse delle 4 figure. Dopo il Preside Seed? Ma delle 4 figure ne sono rimaste ancora 2. Sì, ma voi, amiche mie, dobbiamo continuare a giocare. E dopodiché possiamo andare a raggiungere il Supremo. Allora, salviamo. Ok, siamo qui. Tra l'altro, non so se si poteva affrontare adesso o dopo il boss, ma dovremmo poter affrontare anche un altro membro del club di carte, ovvero il Fante di Picche. Dovrebbe essere questo il Fante di Picche, che però si trova su. Vediamo se già mi spunta. Anche se forse in realtà ora con l'ascensore mi obbligano ad andare verso il basso, quindi no. Devo farlo necessariamente dopo. Non credo mi facesse scegliere il piano. Esatto, mi fa scendere direttamente sotto. Ok, quindi dopo il boss possiamo andare ad affrontare l'altro. Ecco, ora qui arriva Zell. Vi prego, ascoltatemi. Bella voce. Ehi, ragazzi, cosa ci facciamo qui? Io? No, cioè... Scusate, ho visto che venivate qui e vi ho seguito. Ah, lasciatemi, non ho finito di parlare. Maledetti, ho commesso un grosso errore a parlare con voi. I Seed sono i semi del futuro. E quel futuro è arrivato, è qui, avete capito ora. Dannazione. Se potessi tornare a 10 anni fa non farei più l'errore di credergli. Non mi dovevo fidare di lui. Pensa solo ai propri interessi. E qui arriva un altro bel colpo di scena. Ora qui... Wall? Hai visto tutto? Sì. Scusate, ma non ce la faccio proprio più. Coraggio, andiamo via di qui. Preside, scusi, ma il mio rapporto... Vieni, ne parliamo in presidenza. Ah, la dottoressa con il camice bianco... La dottoressa Kadowagi ha detto di andare in infermeria. Sembrava arrabbiata. Arrabbiata. Voi siete i Seed arrivati da Galbadia, vero? Sì. Finalmente, il Supremo Norg vi aspetta. Venite avanti. Ok, qui ovviamente sistemiamo un attimo i Junction, perché Del comunque sia ce li ha. Siamo tutto offensivo come Dio comanda, però ovviamente Ade noi la dobbiamo spostare da qua. E la dobbiamo mettere qua. E qui ci mettiamo Chaos. Anzi, in realtà potrei mettere a Raze come HP mi dà tanto. Tutte le magie che sono collegate alla vita e alla morte aumentano gli HP tantissimo, no? Cioè, è fatto quasi apposta. Le magie difensive aumentano la difesa, le magie, diciamo, di status aumentano la magia, eccetera, eccetera. Quindi riusciamo comunque anche a impostare poi i Junction in questa maniera.
Sì, lo risistemiamo. I junction sono l'unica cosa che mi ricordo di sistemare sempre. Quando Norg vi chiama dovete presentarvi subito, capito? Shifuru, Shifuru. Non so mai come interpretarlo, Norg. Eccolo! In tutta la sua bellezza. E questo sarebbe il Supremo? L'amministratore del Garden? Non è un essere umano. Ora che ci penso, non sapevamo niente di lui. Che shock! Shifulu, Shifulu! Voglio un rapporto sulla strega! Da dove comincio? Muovetevi! Abbiamo fallito. Non abbiamo ucciso la strega. Un rapporto più pietoso non si poteva fare. A conferma dell'ordine del preside Sid, ricevuto nel Garden di Galbadia, Irvine Kineas si è aggiunto al nostro gruppo. Abbiamo ricevuto l'ordine congiunto di Balamb e Galbadia e eseguito il piano assassinio strega. Bujurururu. Ordine congiunto? Bujurururu. Siete stati ingannati. Ingannati? Non capisco. Ushururu, spiegateglielo voi. Sto strano tutto. Norg sapeva già da molto che la strega e il presidente di Galbadia erano alleati. Avevamo ricevuto informazioni dal supremo del Garden di Galbadia. Supremo del Garden di Galbadia. Ushifulu, Ushifulu. Il supremo Norg di Galbadia è il mio servo, Dodon. Sì, infatti la strega e il Garden hanno diversi agganci. È per questo che la strega sta cercando di mettere le mani su tutti i Garden. Così il Supremo Norg ha inviato un ordine ufficiale al Garden di Galbadia. Liberarsi della strega. Ucciderla sarebbe stata la soluzione migliore. Però... Bujurururu. Dodon vi ha usato come sicari per uccidere la strega. Buttando tutta la responsabilità sul mio Garden. Bastardo. Quindi il Garden di Balamb non ha nulla a che fare con quell'ordine. Vi ho detto prima che siete stati usati da ancor prima della missione. Tuttavia, la missione è fallita. La strega è ancora viva. E la strega, come previsto, è tornata per vendicarsi. Sicuramente anche l'attacco missilistico è merito suo. Dobbiamo fare qualcosa per calmare la sua ira. Dobbiamo consegnare i responsabili del tentato assassinio per dimostrare la sincerità del Garden di Balamb. Aspettate, cosa volete dire? Bujururu ruru. Le offriamo le teste dei Sid e fingiamo di obbedirle. Cosa? Ah, tacchete. Perché non combattiamo contro la strega? A quale scopo ci sottoponiamo a duro addestramento ogni giorno? Cosa dici? Non parlare. Sei stato sconfitto. Anche il preside diceva la stessa cosa. Ehi. Oh oh. Bujurururu. Sid. Allora quell'idiota vi ha mandato davvero ad uccidere la strega. Se fallite il Garden sparirà. Il mio Garden. Oh no. Si è dimenticato Sid chi gli ha dato i soldi per costruire il Garden? Insieme alla testa dei Sid, alla strega diamo anche quella di Sid. Gli studenti lo dovevano prendere e invece sono diventati suoi alleati. Bujurururu. Eppure questo è il mio Garden. No, non è solo tuo. Bujurururu. E invece? Sembra sia di Sid e della moglie Idea. Oppete! Cosa? Il preside e la strega sposati? Continuo a non capire. Bujururu, ora capirai. Sid e Edea vogliono rubarmi il Garden. Voi siete i suoi paladini. Preparatevi a morire. Wall! Eccoci qua.
Rivelazione shock. Sid ed Edea sposati. Questo è un bel plot twist. Blu, giallo, rosso. Rosso, magia. Attacchi magici. Quando è rosso? Quindi lui mi sta letteralmente dicendo come batterlo, ma... io sono talmente forte che non ho bisogno dei suoi aiuti. A Norg intanto portiamo via Leviathan. Oppete! E tra l'altro la cosa, diciamo, positiva è comunque il fatto che potremmo comunque assorbire da, delle magie niente male. Soprattutto da Norg, che possiede addirittura Esna. È una magia eccezionale dal punto di vista difensivo. Peccato che io non abbia una buona dose di magia, quindi ci staremmo 30 anni per assimilarle, quindi le prenderemo poi, non è un problema. Qua la cosa più importante era prendere Leviathan. Ciao Norg, è stato un piacere. Fiata magica, 20 AP e abbiamo ottenuto il nuovo GF di Leviathan. Che diavolo era? Lasciamo stare, è solo un mistero in più da risolvere. Ma perché lo chiedete a me? Io ne so quanto voi. Ok, qui c'è una fonte assimilabile che già si vede, là. Io non so niente, non so proprio niente. Siamo stati ingannati, usati. Squall. Andiamo dal preside. Dovrà darci delle spiegazioni quell'estofante. Allora, fonte assimilabile. Ecco qua. Bio. No, minchia, ho sbagliato, devo farla. Ah no, vabbè, sì, giusto. Zell era quello con più magia, perché aveva preso il junction di Rinoa. Bene, andiamo dal preside. Dovrà darci sicuramente delle spiegazioni. Allora, tecnicamente noi, diciamo, per sentito dire, sappiamo che il preside è andato ovviamente dall'infermeria, perché la dottoressa Kadawaki ci aveva chiesto di far andare il preside in infermeria. Non so se posso salire già adesso con l'ascensore. Voglio fare un test adesso, voglio fare una prova adesso, perché forse lui dovrebbe dirmi no, dobbiamo andare dal preside, eccetera, eccetera. Invece no, possiamo salire. Ok, secondo piano. Perché qui è presente un altro dei membri del club di CC. E che però non c'è in questo momento. Quindi mi sa che lo dovremo affrontare dopo. Sì, mi sa che la discussione con Sid è obbligatoria per ora. Sì, perché qua ci sono sti tizi che parlano. Niente, dobbiamo andare da Sid prima, ok. Per ora non spuntano qua. Va bene, andiamo. Andiamo al primo piano e andiamo dalla dottoressa Kawasaki. Come la moto, brum brum. Let's go. Secondo che volevo controllare. Ok. Sta funzionando, pensavo fosse stato un piccolo, vedevo un po' di sfarfallamento, invece niente, tutto a posto. Eccoci qua. Devi vedere il preside? Sì, adesso. Il preside veramente, dottoressa Kadawaki, ora va bene. Davvero? È sicuro? Sì, ho sofferto abbastanza. Ma non si deve sforzare. Sono successe così tante cose. Poi tra l'altro questa c'ha un'infermeria con un letto solo, perché gli altri non si vedono, cioè. Voi tutti mi vedete in uno stato così pietoso. Allora, di cosa vogliamo parlare? Tutto. Voglio fare rapporto.
No, no, non è necessario. Più o meno ho capito quello che è successo. E allora, di cosa vogliamo parlare? Mi dica qual è il vero significato dei Seed. I Seed sono i guerrieri scelti, la gloria del Garden di Baland. No, ho capito. Intuisci qualcosa, è vero? Veramente no. Voi Seed distruggerete la strega. Il Garden vi allena per questo. Tutte le missioni nel mondo servono per prepararvi al giorno in cui l'affronterete. E siccome la strega sta seminando il terrore nel mondo, la vera battaglia comincia ora. Che tra l'altro, il vero segreto dei Seed è ciò a cui si riferiva Seifer quando ci ha fatto l'interrogatorio. E se vi ricordate, lui diceva: qual è il vero significato dei Seed? C'è un segreto che vi viene rivelato quando diventate Seed, solo che in realtà non è mai stato rivelato sto segreto. Quindi è una cosa che Squall sta comunque apprendendo adesso. Allora, di cosa vogliamo parlare? Mi parli della strega Edea. Ho sentito dire che è sua moglie. Sì, è così. Edea era una strega fin da bambina. Lo sapevo, ma l'ho sposato ugualmente. Eravamo felici, lavoravamo insieme ogni giorno, una accanto all'altra. Un giorno Edea mi propose l'idea di creare il Garden e i Seed. Il progetto mi piacque, ma lo scopo ultimo dei Seed mi preoccupava. E se Edea e i Seed un giorno si fossero dovuti scontrare? Edea rise. Impossibile, mi rispose. E invece... Allora, di cosa vogliamo parlare? Mi parli del Supremo Norg. E del popolo Shumi. Diciamo la pecora nera del popolo. L'ho conosciuto quando cercavo fondi per costruire il Garden. Mostrò subito interesse nel progetto. Puntavamo molto entrambi sul Garden e grazie ai suoi soldi fu completato. Ma anche la gestione del Garden richiedeva enormi quantità di denaro. Per raccogliere i fondi necessari, Norg ebbe l'idea di utilizzare i Seed nelle missioni. L'idea di Norg per fare soldi era buona. Una grande quantità di denaro iniziò ad affluire al Garden. Ma a poco il Garden cambiò. L'idea originaria fu dimenticata e la verità sepolta. Posso concludere qui? È solo colpa mia se la situazione è degenerata così. Allora, di cosa vogliamo parlare? Che ne sarà del Garden adesso? Intanto dobbiamo smettere di andare alla deriva. Dopodiché riporteremo il Garden e i Seed al loro significato originale. Ok. Che ti succede ora? Hai un'altra ferita? Ok, con il preside abbiamo finito. Perché abbiamo praticamente... abbiamo già detto tutto, vabbè. Possiamo uscire. Ed è esattamente qui che adesso succede il pataclac. Squall! Squall! Senti, hai visto il preside? È in infermeria. C'era di guai. Se vai al ponte del secondo piano, in fondo al corridoio, si vede una nave in arrivo. È probabile che sia una nave di Galbadia. Forse la strega è venuta ad attaccarci. Devo avvisare subito il preside. Ah, tan tan tan. Ok, andiamo al secondo piano. Andiamo a vedere che sta succedendo. E tra l'altro è la stessa zona dove prima con Rino abbiamo visto quella scena di lei che praticamente si prende il vento tra i capelli, eccetera, eccetera, quindi... Però la musica è ritornata a essere tutta normale, no? Quindi siamo ritornati a pieno regime. Come si suol dire. Una nave di Galbadia. Il preside Seed è lì con voi? Il preside ora non c'è. Venite da Galbadia? No, siamo Seed. Questa è la nave di Edea. E noi siamo i Seed di Edea. Seed? Non siamo armati. Veniamo a bordo. È una strega che possiede dei Seed. Sembra strana sta cosa, no? Tra l'altro sono saliti in modo super mega spettacolare, tipo salto mortale, tipo tutto incredibile, eccezionale.
Non abbiamo intenzioni ostili. Minchia, vi hanno detto che non sono armati, porca troia. Dobbiamo parlare con il preside Sid. Dov'è? Sono qui. Preside, siamo venuti a prendere Elion. Riteniamo che qui non sia al sicuro. Capisco. Purtroppo è così. Elion? Elion di Winhill? Di Winhill? Squall, tu conosci Elion. Deve essere da qualche parte nel Garden. Ti prego, portala qui. Sarà questa gente? Cosa vorrà? Squall? Sì, signore. Andiamo. Dove si troverà mai Elion? Squall, Elion è quella lì, no? Lei sarebbe quella di cui Laguna si prendeva sempre tanta cura. Sì, penso di sì. Sai dov'è? Ok, ci dividiamo e la cerchiamo. Senti, Squall, chi è Elion? Non fare la gelosa, Rinoa. È una ragazza dell'altro mondo. Vabbè. Non ha fatto scenate, meglio. Benissimo, andiamo a cercare Elion. Dove sei, Elion? Ciao, come stai? Cazzo vuoi? No, poverino. È stato così gentile. Ok, andiamo a cercare Elion. Ovviamente io so già dove si trova, quindi la andremo a prendere di corsa. Anche perché qui giustamente noi dovremmo andare in giro a cercare in tutte le zone, no? Per tentare di trovare Elion. Ma lei si trova in libreria. Possiamo andare direttamente in libreria e andarla a cercare, cioè andarla a prendere, perché non c'è nient'altro da fare in realtà. Esatto, dell'altro mondo, nel senso che è una fregna. Sì, esatto. Infatti Rinoa... Ciao, Squall. Sei Elion. Proprio così. Tu sei Elion, ma quella Elion? È possibile. Allora conosci Laguna? Sì, il mio caro zio Laguna. Dimmi tutto quello che sai, parla! Scusa, Squall, non credo che riuscirò a spiegarti bene. Vorrei solo dirti una cosa. Quello è il passato. Allora vedevo sul serio il passato. Quindi per tutti coloro che avessero dubbi, quello era il passato. Si dice il passato non si cambia. Ma se esistesse la possibilità di farlo, lo cambieresti? Se voglio cambiare il passato, dice sul serio? Che idiozia è questa? E chi lo cambia? Lo cambi tu? Mi porti tu nell'altro mondo? Scusami. Ho la testa sempre più confusa, proprio non capisco. Perché proprio io? Sono già pieno di problemi, non mettermi in testa pure questo. Scusami. Lasciami stare. Guarda Squall come è pietrificato quasi dalla notizia. Cioè, anche lui è praticamente scioccato di tutto quello che sta succedendo. Ricordiamoci che comunque... stiamo parlando di ragazzi di 17, 18, 19 anni, cioè sono comunque dei ragazzini fondamentalmente, e immagazzinare tutte queste informazioni è troppo. Wall, è qui Elion? Sì, sono qui. Stai bene? Che tra l'altro sembra bellissima Elion con questa reskin tutta in HD. Elion ha sussurrato delle parole. Sarei molto curioso di vederli tutti i personaggi in un ipotetico remake. Ha detto, siete la mia unica speranza. Perché dipendere dagli altri? Questi sono i pensieri di Squall. Possiamo risolverli da soli i nostri problemi. Ho vissuto fino ad adesso senza aiuto. Ho mandato giù tutte le cose brutte e ho tirato avanti fino ad oggi da solo. Quando ero bambino non potevo fare niente da solo. Elion che saluta il preside Sid.
e se ne va con i seed di Edea. Mi sono dovuto fidare della gente. Cioè, queste CGI che vengono messe all'interno del gioco rimangono tuttora una roba incredibile comunque, dal punto di vista, diciamo, grafico, narrativo, cioè... io mi ricordo la prima volta che vedevo ste scene rimanevo tipo mezzo scemo. Esisto perché altre persone sono esistite prima di me. Ma io vivo bene da solo. I mezzi per cavarmela ce li ho. E non sono più un bambino. È una bugia, non capisco niente, sono così confuso. Vorrei non avere bisogno di nessuno, ma come potrei mai riuscirci? Anche un lupo solitario come Squall che cerca in realtà qualcosa. Ditemelo, ditemelo! Vuol dire che forse anch'io ho bisogno di qualcuno? Sorellina. Oh. Io sono solo. Però farò del mio meglio. Anche se tu non ci sei più, ce la farò lo stesso. Riuscirò a farcela anche da solo. Un piccolo Squall bambino. Salve. Non stavo dormendo. Ah, davvero? Mi sembrava di averti sentito parlare nel sonno. E lei mi entra in camera così, tra l'altro, senza buongiorno, buonasera, cioè proprio spam, cioè entra, neanche bussa, cioè proprio a casa sua, lei arriva. Buonasera, così. Fosse stato al contrario, sarei già stato denunciato in 14 paesi, probabilmente. Ehi, ci facciamo un giro? Ancora. Prima mi hai mostrato il garden, adesso facciamo una passeggiata. No, no, va da sola. Qui non è pericoloso. E chi vuole essere protetta? Sai, quando sei da sola e pensi, la fronte ti si riempie di rughe. Se continui così, quella ferita là non guarirà mai. Guarda, proprio ora che stava per cicatrizzarsi. Volevo solo dirti che sarebbe un onore avere con me Sua Maestà Squall. È un piacere portargli momentaneamente compagnia. Ne sarò degna, vostra grazia? Ecco, qui adesso possiamo decidere se stare al gioco o lasciare perdere, ma se dovessimo fare un po' di roleplay... No. Oh, vostra grazia, si sente indisposta? Scusate se vi ho importunato. Però questa scena fa un po' male al cuoricino. Vedere Rinoa che se ne va dispiaciuta in questo modo. Fa un po' male al cuoricino. Però noi in questo momento stiamo facendo una run che è sì, diciamo, perfetta dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo anche calarci un po' nella parte, no? Quindi dobbiamo fare delle scelte, anche se in realtà poi un pochettino ci feriscono. Buongiorno a tutti, è il preside che vi parla. Vi comunico con gioia che il sistema di comunicazione interno è ripristinato. Ah! Ah! Che cazzo sta succedendo? È un giorno fiacco oggi. Forse è qualcosa di grosso. Hai pescato un garden. Hai letteralmente pescato un garden. Ah, stiamo distruggendo tutto nel frattempo. Benissimo. Si perde una battuta di Squall, ma non è fondamentale. Quindi non è una cosa di cui ci interessa fondamentalmente. Anche perché diciamo che altre discussioni le recupereremo dopo. Squall, il Seed Squall si presenti subito in presidenza. Ripeto, Squall subito in presidenza. Ecco qua. Per favore, restate calmi. Per ragioni di sicurezza è vietato uscire dal garden fino al nuovo ordine. Grazie per la vostra cooperazione. Oh, grazie per essere venuto. Questi sono i tuoi ordini.
scenderai alla Fisherman's Horizon con Rinoa e Zell. Ti scuserai con i capi per i problemi causati e dirai che è una missione di pace. Approfitterai dell'occasione per dare un'occhiata alla città. Ricevuto. Perché proprio io? Wall, cosa c'è? Non ti piacciono gli ordini? No. I Seed non sono un semplice corpo militare. Voglio che, per quanto possibile, tu veda anche il mondo di fuori. Adesso puoi andare. Quindi, abbiamo ricevuto gli ordini, tutto a posto. Wall, il nostro destino è nelle tue mani. Diavolo dice. No, non farci caso. Volevo solo dirti di stare attento e non spaventare quelli della Fisherman's. Va bene. Andiamo. Era una rompipalle. Cosa? Andiamo alla Fisherman's? Allora? Scenderemo alla Fisherman's Horizon. Porteremo le nostre scuse per i problemi arrecati e daremo un'occhiata alla città. Si può andare alla Fisherman's dal ponte al secondo piano. L'ho sentito dire prima da qualcuno. Ok, quindi sappiamo anche dove dobbiamo andare. Ma prima tutto ciò, finalmente adesso possiamo andare ad affrontare il pezzo di merda. No, poverino. Del fante di picche. Eccoci qua. E lì sono spuntati. Da non crederci, hai sconfitto i quadri. Ebbene sì, io sono una delle quattro figure del gruppo CC. Sono il cavallo di picche. Era un bel po' che non vedevo qualcuno arrivare fino a qui. Cominciamo? Penso che tu lo sappia, ma se vuoi giocare, devi premere quadrato. Ok. Giochiamo. Ok, sempre diff come regola, va benissimo. Anche lui ovviamente possiede le carte di livello 7, come appunto in precedenza, però poterle prendere subito era comunque uno step che volevo fare, ma... le recupererò poi tranquillamente dopo, cioè quando rigiocherò tutta questa parte, recupererò tutte le robe che mi servono. Allora, ci prendiamo loro che sono comunque di livello 7 e va bene così. Ho perso, sei forte, ci sai fare davvero. Suppongo che avrei girato tutto il mondo e ho accumulato carte ovunque. Le assomigli molto e anche il suo talento. Forse sto parlando troppo. Dunque, delle quattro figure ne è rimasta ancora una con cui devi giocare. Cuori, una carta molto forte. È un genio, in soli 3 mesi si è affermata fra i numeri 1 del gruppo CC. Come ti dicevo, vedo anche in te il medesimo talento. Scusami, ho parlato troppo e ti ho annoiato abbastanza. Adesso me ne vado, ci si vede? Ok. Comunque, quando hai voglia di farti una partita, vieni pure. Per te sono sempre disponibile. Ci vediamo. Ciao, fratello. Ok. E noi abbiamo già portato avanti la quest del club delle carte fino al massimo in questa zona di gioco. Potevamo cominciarla anche più tardi, ma portarla avanti fino adesso è meglio. Anche perché ormai mancano praticamente soltanto altri 2 personaggi che dobbiamo affrontare, che vedremo successivamente. E ora possiamo dedicarci ad una delle parti più particolari del gioco, perché qui ci sono tanti oggetti, tante piccole chicche, tante piccole finestre di dialogo che si possono perdere, quindi dovete fare attenzione. Vi avvisiamo prima che saliate a bordo. Siamo gente che odia la guerra, nessun tipo di conflitto è tollerato, rispettate le regole della città. Avete capito? Sì. Siamo rappresentanti del Garden, non abbiamo intenzioni ostili. Benvenuti alla Fisherman's Horizon. Potete chiamarla anche FH se volete. Al centro della città c'è la casa del capostazione. Andate a salutarlo. È il capo di Fisherman's Horizon. Siamo venuti per questo. Sembra che ci capiamo. Guarda che disastro. Mi dispiace. Abbiamo perso il controllo del Garden e non ce l'abbiamo fatta a schivarvi. Non preoccupatevi, l'importante è che non ci sono stati feriti. E poi noi siamo abili a riparare le cose. Rilassatevi e fatevi un giro. E ricordatevi quello che hanno detto, eh? Noi siamo abili a riparare le cose. Non è una frase detta a caso, eh? Ne riparleremo tra poco. Allora, iniziamo a parlare anche con la gente, giusto per capire un po' la lore. Ehi, ma questo è il Garden? Sì. Lo conosci? Non lo sapete?
Vedete, ci sono delle piccole... L'abbiamo dipinto noi parecchi anni fa. Ah, quanti ricordi. Salutate il capostazione. Sì, abbiamo capito. Andiamo. Però vedete, tutti questi piccoli dialoghi, comunque sia, fanno parte del gioco. Quindi sarebbe anche un peccato perderli in un certo senso. Ah no, ma quelli di Fisherman's Horizon in realtà sono dei tipi tranquilli. No, poverini. Sono gli unici, diciamo, sono le uniche persone probabilmente, non dico decenti, ma che comunque vivono tranquillamente facendosi i cazzi loro. Il Garden ha perso il controllo, vero? Dovreste fare la manutenzione più spesso. Grazie. Se ci fossi stato io non sarebbe finita così. Ah, i miei tempi. I treni partivano... No. Ho confuso la tipologia di vecchi che esistono nel mondo. Scusate. Allora, per prima cosa intanto scendiamo da qua. Questa è una scala infamissima perché è praticamente renderizzata con lo stesso sfondo del gioco. E non te l'hanno messa in evidenza, quindi è facile perderla. E in realtà noi dobbiamo scendere da qui. Perché da qui daremo via a una piccola side quest che però è molto figa. Perché darà tante cose, darà tante spiegazioni e anche delle piccole chicche di trama, se vogliamo chiamarle così. Sì, vabbè, oddio, il sindaco è un po' un cagasotto fondamentalmente, però regà, mettiamoci anche nei loro panni, cioè loro non sono un paese, un popolo per loro non sono un paese pronto alla guerra, quindi chiunque non sia pronto alla guerra si arrende senza troppe pretese per evitare di subire danni collaterali. Quindi da un lato ci può stare il suo ragionamento. Tutti i posti dove ho pescato fino ad oggi sono distrutti. Scusa, è colpa nostra. Ma forse non serve preoccuparsi poi molto. Ormai sto per morire. Ho detto in maniera, diciamo, molto basso come... Non preoccupatevi. Stavo solo scherzando. Sono un bravo pescatore, anche se cambio posto non fa nulla. In verità non sono così bravo. Dai, prendi questo. Poppete! L'occulto numero 3. Così. Regalato. Cioè, l'occulto 1 e l'occulto 2 l'abbiamo presi in modo completamente, diciamo, astratto, mi verrebbe quasi da dire. Invece l'occulto 3, pam, ci viene regalato così. Ci viene regalato così, tra l'altro, perché questo vecchietto è nascosto in questa zona. Se vi ricordate, vi ho detto poco fa che la scala per raggiungere questa zona è pre-renderizzata come lo sfondo che vedete. Quindi è difficile trovare questa scala per arrivare fin qui. Però, per chi magari esplora bene, per chi interagisce con tutte le zone, lo trova. E quindi si viene ricompensati con un oggetto estremamente raro, che è per l'appunto l'occulto numero 3. Ok, ritorno ai miei pesci. Allora, parliamoci di nuovo. Cosa vuoi? Ascolta, il mio discepolo si trova al molo. Starà bene? Se andate da quelle parti, provate a dare un'occhiata se c'è. Ok, questa era l'informazione che ci serviva a sapere. Perché se noi poi ci ritorniamo a parlare, praticamente il dialogo è sempre lo stesso. Quindi, quello era l'unica cosa che ci interessava. Però... Come vi ho detto prima, abbiamo preso un oggetto estremamente importante, ovvero l'occulto 3. Quindi adesso abbiamo l'occulto 1, l'occulto 2 e l'occulto 3. Speciale numero sulla magia. Conosci la misteriosa leggenda dell'invocazione? A sinistra una foto top secret della redazione che illustra l'anello dell'invocazione. Anello che ha il potere di invocare un GF. Sembra che un tempo il gioiello appartenesse ad una misteriosa famiglia reale. Secondo una leggenda, per invocare il GF era necessario l'oggetto 666. E sia questo misterioso anello? Quindi l'oggetto 666, che poi ovviamente l'oggetto 666 è praticamente una sorta di... non neanche traduzione errata, ma è praticamente un'indicazione letteralmente sbagliata che viene data al giocatore. E in italiano soprattutto, non mi ricordo se sulla versione inglese veniva specificato meglio,
perché non la gioco da un po' la versione inglese, sinceramente. L'ho giocata forse una volta sola, giusto per vedere quali erano gli errori di trascrizione o di battute, perché qua ce n'è un altro, tra l'altro, errore di trascrizione e battuta che vi farò ascoltare, cioè che vi farò leggere. E quindi non mi ricordo se effettivamente nella versione inglese era stato scritto in maniera corretta, ma in quella italiana si era persa. Però questa è un'indicazione totalmente sbagliata, perché non esiste un oggetto che si chiama 666. Volete scendere? Sì. Ricevuto. No, esatto, parla del GF del treno, di Doomsday. Allora andate a Estar. Estar? Perché noi raccoglieremo l'oggetto in questione, che è l'anello. Però questo anello risponderà solo se nell'inventario avremo determinati oggetti, che sono 6 unità di panacea, 6 unità, eccetera, eccetera. Quindi poi le andremo a vedere nel dettaglio. E quindi sono 6 unità di 3 oggetti diversi. Quindi quando loro dicono l'oggetto 666, in realtà loro dovevano specificare 6 tipi di oggetti diversi, no? Cioè tipo 6 oggetti 1, 6 oggetti 2, 6 oggetti 3. Questo è quello che è stato tradotto in maniera sbagliata. È una città altamente tecnologica che sta alla fine delle rotaie. Di solito tutti passano da FH per andare poi in quella città. Raggiungerla è molto complicato. Il modo più semplice è andarci a piedi passando da FH. Ah, e così siete arrivati per caso. Sali pure. Neanche più di tanto. Sì, si possono rubare un paio di robe particolari, ma non sono obbligatorie e non sono necessarie. Qui la cosa che più mi spaventa è le carte, perché dovremmo vincere delle carte e le regole di Fisherman Horizon sono incredibilmente brutte. Ah, sei tu. Cosa, non ti ricordi di me? Ci siamo incontrati all'entrata del Garden. Era lui? Non mi ricordo bene. Mi dispiace. Va bene, non ti preoccupare. Lavoro a questo ascensore con mio fratello. Lui è quello che sta su. Ah, ho capito chi è. Non ci assomigliamo? Ma, forse non molto. Comunque, quando vuoi salire chiamami, ok? Va bene. Ah, tu sei un Sid, vero? Sì. Per i soldi combattete con chiunque, no? Vi piace proprio vivere così? Questo tipo vuole provocare. Ok, ok, non è affare mio. Finché non ci crei problemi, puoi vivere come ti pare. Ah, questo tipo la pensa come me. Ma a sentirselo dire non è bello. Quindi un pensiero comune, mettiamola così. Ciao Andrea. Allora, quella lì che vedete là sotto è... quella che vedete là sotto è la casa del capovillaggio. Ovviamente noi non andremo lì, perché andare lì significherebbe andare avanti con la trama, andare avanti con le cose, mentre invece abbiamo tante piccole cose da dover fare. Guarda, quella laggiù è la casa del capostazione, che ci viene anche evidenziata in blu appositamente. Allora, salviamo. Tra l'altro c'è anche una fonte assimilabile. Vabbè, per quanto riguarda comunque il discorso delle carte, non è un problema, perché tanto le carte le completeremo a prescindere. Con tutte le partite che andremo a fare a carte, le carte non sono un problema. Ripeto, si potrebbe rubare qualche oggetto caruccio, ma non è un problema. È tutta roba che si può comunque recuperare, non è fondamentale prenderla qua. No, ic, non sono ubriaco. Ic, no, sto a posto. Sei a posto. Sei completamente a posto. Qui ovviamente abbiamo da recuperare qualcosina. Eccola, lì già si vede... E tra l'altro qui la copertina in HD sembra anche più bella, perché pare che si vedano il tizio con gli occhiali che abbiamo visto poco fa e Joker, che ha la bandana gialla. Ah, che bello, in HD. È una rivista di Timber Maniacs. Vi erano mancate, eh? Era da un po' che non ne trovavamo di riviste di Timber Maniacs. E qui addirittura ne troviamo due. Quindi, da quando niente a quando... Esatto, è dignitosamente Brillo. Bella citazione questa.
Il supremo del Garden di Balam era Norg. Si è trasformato? Trasformato? Norg è uno degli Shumi. Tutti gli Shumi possono trasformarsi. Plan plan plan. Ehi, ma non sei proprio niente. Non ti preoccupare, ragazzo. Poco alla volta capirai anche tu. Sì, capiremo anche noi. Decisamente. In tutto ciò io devo assegnare anche Leviathan. Anche perché adesso con Leviathan dobbiamo fargli apprendere un paio di robe. Giusto, mio caro Leviathan? Ecco qua. Tipo per esempio Elb Mag di supporto. E così finalmente mi consentiranno di ottenere tutte quelle magie che per il momento avevamo fatica ad assimilare. E ragazzi, quelli di FH conoscono tutto. E noi sapremo anche il perché conoscono tutto. Ecco, vino vinello, esatto, quello invece è del 9. Fonte assimilabile. Shell. Fai Zell. E tu ne puoi accumulare un po' di più, ok. Allora, questo invece è il ferramenta. Desideri qualcosa? Quindi, se possiamo craftare qualche altra arma, vediamo se la possiamo craftare. Oh, bel cardinal. Basta, va bene così. Ovviamente gli oggetti poi li otterremo tutti in una volta anche tramite le transcard, eh. Non erano, loro non sono discendenti di Cetra, ma lo vedremo che cosa sono. Loro praticamente sono degli ingegneri che hanno lavorato nella regione di Estar e si sono trasferiti qua perché erano stanchi della guerra e volevano vivere in pace. Ecco perché sono così affermatamente pacifisti, ma è una cosa che vi farò vedere. Ti piace pescare? Ah, sì. Davvero? Ok, da un'occhiata a quello che so fare io. Opla! Ai! L'altra volta è toccato alla mia insegna. Oggi a me... Questo capita quando uno vuol sempre mettersi in mostra. Che strano, non capisco perché l'amo mi finisce sempre all'indietro. Forse è troppo leggero? Ok, continuiamo. Hai visto un uomo che pescava al porto vicino alle gru? Voi venite da là, no? Sì, l'ho visto. L'hai visto davvero? E che impressione ti ha dato? Un tipo in gamba. Qui ragazzi dovete rispondere bene, perché se non rispondete bene non andrete avanti nei dialoghi. Sì, sì, è forte. Infatti dice che io sono il suo studente modello. Diventerò come lui un giorno. Ha continuato a pescare fino ad un attimo prima che il Garden si scontrasse col porto. Perché è esattamente quel vecchio che si vedeva praticamente nel filmato che abbiamo visto poco fa. Chi lo capisce è bravo, ma è un tipo eccezionale. Anch'io mi darò da fare come lui. Opla! Slam! Sta spaccando tutto. Il mio negozio! Vattene via! Scusa, scusa. Parliamoci ancora. Io ho una buona tecnica, da un'occhiata. Opla! Strano, non succede nulla. Oh! Wow! Mollami! Mollami! No! Il filo si è impigliato! Con la musica della battaglia. Aiutatemi! Aiutatemi! Cioè l'ha praticamente impiccato, letteralmente. Un casino totale. Ai ai ai! Oh, grande! Basta! Mi hai quasi ucciso! Ma tu sei proprio... scemo! Ehi, mica l'ho fatta apposta! Poverino, insultato malamente. La la la... Ecco qua, è il bambino. Per il momento abbiamo finito. Andiamo ancora avanti. Qui c'è un'altra ragazza con cui possiamo parlare. Siete stranieri, vero? È il grado Sid che ci premia. E vabbè, è perché sono scattati i passi in realtà, perché non è aumentato di grado. Ora qui c'è una parte infamissima, che è questa casa, che praticamente è impossibile da vedere, dove al suo interno abbiamo un altro Timber Maniacs, che è il secondo Timber Maniacs che vi ho detto che avremmo trovato qui dentro. In questo negozio aggiustiamo tutto. La tua testa, la tua personalità, tutto. E in più è il periodo delle offerte.
Ok, e quindi per il momento non ci serve più niente. Tutte queste cose che vedi le ho ottenute dal villaggio degli Shumi. Sono un costruttore anch'io e posso dirti che sono eccezionali. Ok. Niente, ok, va bene, possiamo uscire per ora. Da qui ovviamente poi non c'è nient'altro che per il momento ci interessa. Qui possiamo scendere verso la piazza. E come potete vedere ci sono dei gatti, ci sono delle altre persone, ma niente, niente che ci interessi, quindi possiamo tornare indietro. Ora io spero vivamente che... Devo sperare in alcune cose, ovviamente. Allora, detto ciò, in realtà una cosa che possiamo fare subito è tornare dal vecchio per parlare del suo studente. Potrei farlo anche dopo, in realtà. Sì, sì, facciamolo dopo, è uguale. Lo possiamo fare tanto dopo, dobbiamo risalire, quindi sti cazzi. E andiamo verso la casa del saggio, cioè la casa del capovillaggio. Perché qui adesso c'è un bel casino, ragazzi. Questa è la casa del capovillaggio, ma prima di entrare nella casa del capovillaggio dobbiamo andare di qua. Perché c'è una nostra vecchia conoscenza. Eccolo qua. Dodon. Da allora sono successe molte cose. Allontanato dal Garden di Galbadia, tutto ciò che avevo costruito, perso. Ma dopo aver girato a lungo, la gente di questo posto mi aiutò. Questa gente mi aiutò a ricominciare. Anche se ero solo uno straniero, mi accolse in questa città. Io provo un'enorme vergogna per me stesso. Perché Dodon, se vi ricordate, era il preside del Garden di Galbadia. E quindi se fate uno più uno, il fatto che lui provenga da Galbadia per noi è un grandissimo vantaggio. Non solo per le regole delle carte, ma anche perché a Galbadia noi avevamo lasciato qualcosa. Sì. Ho confiscato tutte le carte che gli studenti del Garden di Galbadia possedevano. Per questo sono forte. Anche se in realtà lui ha confiscato non solo le carte di tutti gli studenti di Galbadia, ma tutte le carte della zona di Galbadia. E quindi cosa vuol dire questo? E lui, madonna, sudden death, coppia, carte scoperte, elementari. Vediamo se riusciamo a eliminare una regola. Ecco, coppia accettata invece, minchia. Vabbè. Mentre lui invece... Ah, ok, è sparita... Cosa... Minchia, carte scoperte è sparita, porca troia. L'unica che mi serviva. Vediamo... No, niente, vabbè. Vabbè. Praticamente lui in realtà ha confiscato tutte le carte della zona di Galbadia e noi a Galbadia in realtà abbiamo lasciato una carta che dobbiamo recuperare, quindi speriamo che lui ce la fa, speriamo che lui la giochi, così la recuperiamo subito. Vediamo se la gioca. Così. Facciamo così. Mi sa che non l'ha giocata. Oh, però ha giocato Tiamat. Questa mi mancava. Peccato che c'è uno come regola di scambio. Vabbè, meglio uno che diretto, per carità di Dio, però. Dai, su, giocala. Sta 2 ore ogni volta. Oh, eccola qua. Ha preso, cioè praticamente avendo confiscato tutte le carte di Galbadia, ha anche quella di Ifrit, che noi avevamo lasciato al padre di Rinoa. Tra l'altro, elementale qui ci aiuta a far diventare Leviathan più forte.
e quindi possiamo recuperare praticamente la carta di Ifrit. Ok, bravo Dodon. Olè, e abbiamo ripreso Ifrit, che era l'unica cosa che ci interessava da lui. Era l'unica roba che ci interessava da lui. Ora invece, allora, siccome io adesso qua devo fare una roba un po' più particolare, andiamo a salvare. Eh no, ragazzi, la carta di Ifrit si prende da Dodon. Non so se effettivamente si poteva prendere anche dalla tipa di Fisherman Horizon. Però io mi ricordo per certo che Dodon ce l'aveva. Quindi vado a colpo sicuro. Non ho bisogno di testare. Non ho bisogno di testare altre robe. Ok, adesso invece possiamo andare a casa del grande capo. Perché anche il grande capo e sua moglie hanno due carte che devono essere prese. Hanno due carte che devo fare mie. E tra l'altro a casa del, diciamo, del capovillaggio c'è anche una fonte assimilabile ultra rara e unica. Che si può vedere tramite rivelazione e che possiede una delle magie migliori di tutto il gioco. Sedetevi. Ditemi un po'. Quando ve ne andate? Proprio subito, così. Non perde tempo. Appena il garden potrà muoversi ce ne andremo immediatamente. E quando sarà? Non lo so. Non sappiamo ancora bene in che modo il garden si manovri. I nostri tecnici vi assisteranno. Potranno riparare il vostro garden. Che ve ne pare? C'è da entrare strani nel garden? Non posso decidere da solo. Consultatevi con il vostro capo e datemi una risposta. Perché volete così tanto che ce ne andiamo? Eccoci qua. Ci deve essere una ragione, no? Siete dei guerrieri. Credete di risolvere tutto con le armi. Siete contrari alla nostra filosofia. Quello in cui noi crediamo è arrivare alle soluzioni con il dialogo. Se possiamo capirci reciprocamente, non ha senso ricorrere alle armi, no? Che bel discorso, mi viene quasi sonno. La violenza chiama violenza, per questo non potete stare qua. Torniamo al garden, lui subito con la mano, come per dirgli, sì. Eccola qua. Ragazzi, questa fonte energetica è unica. Si può trovare qui e si può utilizzare una sola volta. Non si ricarica nel tempo, purtroppo. Almeno, non qui. Ultima. Cioè, questi sono dei pacifisti e hanno praticamente la magia più forte del gioco lì. Accanto alla poltrona del sindaco. 12 ultima, buonissimo. Buono, ottimo. Bene. Vuoi giocare a carte? Sì. Va bene, scambio 1, lo posso accettare. L'importante è che non scatta diretto, che è un casino. Madonna, due posti dove l'acqua è più forte, ma peccato che sono in zone che a me non mi servono per niente. Oh, l'ha giocata subito. Godo. Giochiamo la safe perché non voglio perdere, cioè non voglio perdere tanto c'è uno come regola di scambio, quindi non mi interessa girargli più carte, mi interessa girargli quelle che mi interessano quando gliele posso girare, basta. Quindi non ho premura, non ho assolutamente premura. Ok. Quetzal. Bene. E la moglie ne possiede un'altra di carta interessante che dobbiamo prendere. Quindi speriamo che la giochi subito, così siamo a posto. Oggi mi sta andando bene con le carte, però effettivamente. Mm.
mi sta andando veramente di lusso oggi. Mi stanno giocando tutte le carte nel momento in cui mi servono. Bene. E anche la carta di Irvine è nostra. A posto, ce ne possiamo andare. Benissimo. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E stiamo prendendo un sacco di carte incredibili nel frattempo. Perché non gli hai detto niente? Non possiamo pretendere che ci diano sempre il benvenuto. E ovviamente piccole chiacchiere... Loro. Esatto, è come se loro avessero il bottone per la bomba atomica. Galbadia! Oh, è successo un casino. Aspettate! L'esercito di Galbadia è qui perché sta cercando voi, vero? Forse. Prendetevi le vostre responsabilità. Non mi piace il modo di fare di questa donna. Non possiamo fidarci di loro, sanno solo combattere. Oh. E nemmeno questo tipo qui. Proverò a parlargli. Speriamo bene. Ovviamente salviamo. E abbiamo preso le carte senza strane robe. Era la parte più fastidiosa del... Era una delle parti più fastidiose di questa zona, però abbiamo preso le carte, quindi va bene. Guardate quanto è veloce il vecchio. Cioè, ha fatto già tutta sta strada praticamente da solo, con le mani dietro la schiena, tutto fiero. E intanto è partito alla velocità della luce. È insopportabile, ma non possiamo mica lasciare che lo ammazzino. L'obiettivo di Galbadia e il Garden, quello che c'entra. Cosa staranno parlando? Quante volte ve l'ho detto? In questa città non c'è nessuna Elion. Elion? Metteremo a fuoco la città. Aspetta, lo giuro, non conosco nessuna Elion. Non mi interessa, incendieremo lo stesso la città. È un ordine di Edea. Oh no, ti scongiuro. Cominciamo da te? Andiamo ad aiutarlo. Bravo Squall, ottima decisione. E qui abbiamo preso anche il rispetto dei nostri compagni. Voi chi siete? I Seed. Maledetti Seed, portatemi l'Ironclad. Mi dispiace, ma non abbiamo altra scelta. Squall! Cosa volete fare? Cosa volete fare? Cioè, voi volete veramente combattere contro di me? Cioè, veramente vi volete mettere contro di me? Ovviamente coda di finisce buttata via perché ne abbiamo già 100. Cos'è? Oh. Non so come abbia fatto a saltare, però ok. Boss fight. E tra l'altro è lo stesso macchinario che abbiamo combattuto praticamente con Selfie, Vine, Zell, eccetera, eccetera. Ok, abbiamo preso la magia che c'era lì nascosta e ora oppede. Ancora in piedi? Ah, vero, a Zell non gli ho messo le magie per la forza, effettivamente. Gli devo mettere le magie per... Vabbè. Ormai Final Fantasy VIII per noi è un film, perché i combattimenti non ci daranno nessun problema. Qualsiasi combattimento non ci darà problema. È soltanto un lungo film adesso che dobbiamo vedere. Missile. 20 AP. E questi sono belli come l'aria. Loffede. Però
Sorpresa. Kinder sorpresa. Ecco qua. Il ragno meccanico è figo come design. Wall. Meno male, state tutti bene. Bentornata, Selfie. Qui si Sirvine, felice di rincontrarmi. Ehi, ma il garden? Le abbiamo passate, ma alla fine... tutto bene. Evviva! Perché la missione è riuscita. Ma cosa vi è successo? Parliamo dopo del rapporto da fare. Infatti. Zell, Rinoa, accompagnate Selfie e gli altri al garden. Io vado a dare ancora un'occhiata in città. Ok. Il capostazione che non ci parla, ovviamente. Parliamo con Rinoa. Qui c'è un altro dialogo particolare. Prima, quando hai visto Zell e gli altri, sembravi così felice. Eh? Eri così spontaneo e molto carino. Quello era perché... ce l'avevo mandato io. Mi sentivo in colpa. Tutto qua? Cos'altro se no? Comunque, tutto bene. Tutti sani e salvi. Sarai tranquillo anche tu. Ci vediamo dopo. Ciao! Qui ovviamente in base a quello che si rispondeva, le risposte di Rinoa potevano essere diverse. Però... alla fine noi, ripeto, stiamo facendo anche un piccolo roleplay. Quindi è giusto impersonificare Squall in tutto e per tutto. Tutto qua. Allora, è vero, purtroppo da un lato Final Fantasy VIII si riesce a rompere molto facilmente. È vero che la difficoltà te la puoi creare tu. Io ho un amico che per l'appunto si è giocato tutto Final Fantasy VIII, livello 1, no junction, no niente, eccetera eccetera, e lì il gioco diventa veramente veramente tosto. Però c'è da dire che è un'esperienza. Ovviamente noi lo stiamo vivendo nel migliore dei modi possibile, perché stiamo cercando di fare tutto l'estremo. E stiamo portando praticamente l'asticella, la stiamo alzando al massimo. Però al tempo stesso, volendo, potremmo anche abbassarla al massimo. Quindi, però sì, da rompere è probabilmente uno dei più facili, a livello proprio di gameplay. È proprio uno dei più facili da rompere. Perché anche gli altri si possono rompere. Io già ho fatto vedere anche come rompere Final Fantasy VII, ho fatto vedere come rompere Final Fantasy IX, eccetera, eccetera. Però l'8, a differenza degli altri, si riesce a rompere più facilmente e anche più in fretta rispetto agli altri. Mi hai salvato la vita. Ho fatto male? No, ma non sento di doverti ringraziare. Infatti non deve. È solo che... cosa voglio dirgli? Vorrei sapesse chi siamo. Non siamo solo guerrieri senza cuore. Eh? Non sono portato per questi discorsi. Cosa dico? Provo a continuare. Non so spiegarle, ma... anch'io vorrei che i problemi si risolvessero pacificamente. Senza bisogno di combattere. Ma ci vuole tempo a spiegare le proprie ragioni. Spesso la gente non ha voglia di ascoltare. Non ha voglia di parlare e combatte. Noi così siamo indispensabili. Per questo Capostazione non deve giudicarci così superficialmente. Credo che il mondo abbia bisogno anche di noi. Rischiamo sempre la vita per combattere. Si ricordi di noi ogni tanto. E gli fa il saluto. E proprio l'ha spento. Proprio l'ha spento. L'ha letteralmente spento. Ok. A questo punto usciamo e rientriamo. E vediamo se... vi posso fare... ecco qua, esatto. Allora, lui è un ragazzo in realtà che abbiamo conosciuto per vie traverse. Per trovare me stesso sono partito in viaggio. Ho lasciato Balam un anno fa e ho girato molto. Poi sono finito qui. Sono stato ingannato, i mostri mi hanno minacciato. Alla fine non ho capito che cosa sono capace di fare. Ho dato solo problemi ai miei. Chissà come stanno. Esatto, lui era quel ragazzo che praticamente abitava a Balam e aveva quei problemi con i genitori. Mentre invece questa è un'altra di quelle piccolezze
e purtroppo nella versione italiana è stata tradotta male. E purtroppo, essendo stata tradotta male, si perde il gioco di parole, ok? Quindi ci sta. Carini i gatti, piacciono anche a te, vero? Sì, mettiamo così, sono gli animali più belli. Io ne ho circa 26, però qui è stato scritto in maniera sbagliata. Ma non sono sicuro, so contare solo fino a 26. Ecco, questa praticamente è una sorta di riferimento ai valori di cui vi ho parlato praticamente inizio gioco. Perché praticamente, se vi ricordate bene, il valore esadecimale può raggiungere il massimo di 255. Infatti ora io, per esempio, in forza possiedo 250. Mentre il massimo sarebbe 255, come con la mira. Vedete la mira, che lì ho la percentuale di mira? Ecco, il 255 rappresenta il numero massimo. Infatti lei, nel dialogo, avrebbe dovuto dire: io possiedo 256 gatti. E poi dice: ma non lo so per certo, perché so contare solo fino a 255. Che per l'appunto è il valore massimo del valore esadecimale presente all'interno del gioco. E quindi questo fatto che l'hanno tradotto con 26 è sbagliato, perché si perde il gioco di parole. Dovrebbe essere 255, cioè dovrebbe essere: io ho 256 gatti, ma non lo so perché so contare solo fino a 255. Questo è il vero senso del discorso. Va bene, a questo punto torniamo indietro, perché ci sono ancora un paio di cose che dobbiamo fare per completare, diciamo, al 100% Fisherman Horizon, e poi dopodiché per stasera abbiamo finito, perché io volevo finire proprio dopo Fisherman Horizon. Quindi una volta finito Fisherman Horizon ci vedremo settimana prossima. So che molti di voi vorrebbero Final Fantasy 8 tutti i giorni, però è giusto anche fare altre cose all'interno del canale, anche se a me piace in realtà rigiocarmeli. Cioè, io in realtà vorrei organizzare in futuro, appena magari ho la possibilità di poter stare a casa un po' di tempo, magari per le vacanze di Natale, potrebbe essere un'idea per le vacanze di Natale, fare una maratona Final Fantasy. Che cosa vuol dire maratona Final Fantasy? Cominciare dal primo e giocarli tutti di fila. Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, 4, 5, 6, tutti quanti. E ce li completiamo tutti durante tutto il periodo delle vacanze di Natale. È una roba che voglio fare da un sacco di tempo, solo che non ho mai avuto la possibilità di farlo, però lo voglio fare perché ce le ho. Ho la Pixel Remastered, quindi possiamo giocare tutta la Pixel Remastered, e poi praticamente il 7, l'8, il 9, il 10, li possiamo giocare tutti. Il preside Sid ha dato l'ok per far entrare gli ingegneri nel garden. Ah, ho capito. Senti, dimmi. Mi stavo chiedendo, siccome quelli di Fisherman Horizon sono bravi, se ho qualcosa da farmi riparare, potrei anche chiedere a loro, no? Se non è di ostacolo alla riparazione del garden, fai come credi, ma non insistere. D'accordo, non ti preoccupare. Ok, e da questo momento in poi Irvine fa parte della mia squadra. Quindi, adesso che Irvine fa parte della mia squadra, andiamo a chiudere tutte le chicche che ci sono su Fisherman Horizon. La prima, il vecchio. Al 100%? Ma, oddio, questo lo potremmo decidere, perché effettivamente completarli tutti al 100% richiederebbe un sacco di tempo. Mentre invece magari completarli alla meno peggio, cercando magari di fare quello che è possibile fare, potrebbe portarci via non tanto tempo. Però ci devo riflettere. Si potrebbe fare. Solo che non vorrei ammorbarvi di nuovo con Final Fantasy 7 Imperfect, Final Fantasy 8 Imperfect e Final Fantasy 9 Imperfect. Cioè, rischierei veramente di ammosciarvi le palle. Il mio discepolo si trovava al molo, starà bene? Se andate da quelle parti, provate a dare un'occhiata se c'è. Sì, ma io e il discepolo già ci siamo andati. Forse ci devo ritornare ora di nuovo. Ah no, ecco, ok. Vabbè, andiamo di nuovo dal discepolo. E ora forse doveva fare... forse ora doveva fare l'ultima cosa, è vero. C'è l'ultima interazione col bambino.
quella dove praticamente cattura finalmente il pesce. È vero, perché prima deve catturare il pesce, altrimenti non posso andare dal vecchio. Infatti ora c'è l'ultima interazione dove cattura finalmente il pesce e poi dice finalmente ce l'ho fatta, adesso il mio maestro sarà orgoglioso di me, e quindi poi possiamo andare dal vecchio. Allora, effettivamente, allora, il 10-2 non so se lo voglio giocare effettivamente. Il 10 imperfect sarà un dito nel culo, questo sì. Purtroppo il 10 è uno di quelli che odio di più da fare imperfect. Lo potremmo fare, ma è veramente uno di quelli che odio di più. Ma veramente lo odio in maniera allucinante il 10. Il 10-2 non credo che manco lo giocherò, ma neanche il 13 voglio giocare in realtà. Perché non mi piacciono proprio, cioè sono proprio quelli che odio e non credo di volerli giocare. Non credo proprio di volerli giocare, sinceramente. Cioè, se voglio fare una cosa devo farla perché mi diverte, perché mi piace e non perché devo farla. E giocare il 10-2 e il 13 sinceramente eviterei. Fino a quando stai qui? Prenditela comoda. Adesso ti faccio vedere come pesco. Forza! Allora oggi mangiamo pesce. Oh, 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 oh. Splash! Hai visto? Hai visto? Ce l'ho fatta! Bene, ora posso finalmente andare dal mio maestro. Impossibile! Vedi, finalmente ha catturato il pesce. Non mi diverto più. Se incontri il maestro, digli che ce l'ho fatta. Ok, ora possiamo tornare dal vecchio. Ma il 10, ragazzi, non è tanto perché è lungo. Sì, è vero, è uno tra i più lunghi, ma voi ragazzi sapete che cosa vuol dire fare il perfect del 10, ovvero lo Zoolab. E voi capite che noi perderemo praticamente... perderemo una settimana circa, probabilmente, forse qualcosina del genere, solo per lo Zoolab. Ve ne rendete conto? Ever Crisis Imperfect mi sembra un po' difficile. Il 6 è anche bello lungo giocato Imperfect. Perché il 6 ha un sacco di chicche, ha un sacco di cose nascoste. Quindi è bello tosto anche quello. Quindi sarà un bel casino. Però sì, effettivamente 7, 8 e 9 potremmo anche saltarli. O magari ce li completiamo così. Velocemente, senza necessariamente fare tutto in perfect. Giusto una run veloce, giusto per toglierci lì dalle scatole. Però poi vediamo. Anche perché, ripeto, è una cosa lunga da organizzare. Allora, ne ha combinata qualcun'altra delle sue, vero? Quello è il mio ragazzo. Non capisco. Cos'hai da ridere? A te non piace molto confidarti con la gente, vero? Forse è vero. Scusa ragazzo, non volevo offenderti. Dandomi un colpo di canna praticamente in testa, trapassandomi. Dopotutto siete voi giovani che fate girare il mondo. Va bene, si riguardi. Aspetta un attimo. Hai un po' di tempo per me prima di tornare al garden? Qui ragazzi è importantissimo. Questo vecchio darà un sacco di spiegazioni delle lore. Mi sei simpatico, ragazzo. Se hai un po' di tempo prima di tornare al garden, passa all'albergo. Perché? Vorrei raccontarti una storia. Dai ragazzo, i vecchi sono fatti così, no? Vieni subito, da queste parti fra un po' ci sarà un bel po' di movimento, e prima di allora me ne vorrei andare. Ah, a te decidere. Ovviamente se gli riparliamo mi dice di andare all'albergo e basta.
Ok, vabbè, sì. Volete anche gli spin-off addirittura? Minchia. Con gli spin-off perderemo un po' più di tempo, però. Perché se dobbiamo giocare anche gli spin-off... Minchia, mi sa che non ve la dovevo dire sta cosa. Però oddio, se mi prendo tutto il mese di dicembre e facessi tipo il mese di dicembre come una sorta di maratona... La Final Fantasona, tipo una roba del genere. Potrei fare tutto il mese di dicembre praticamente solo Final Fantasy a nastro. Tipo dovrei partire dall'1 dicembre fino al 6 gennaio e fare tipo tutto il periodo delle vacanze festive, diciamo di Natale. Tutto Final Fantasy a nastro. Potrei organizzarla sta cosa, vediamo. Mi dovrei fare un paio di calcoli in realtà per vedere quanto tempo perdo con ogni gioco, bene o male, per vedere quanti giorni mi servono. Allora, andiamo all'albergo e ascoltiamoci la bella lore. Ah, sei venuto. Ti devo qualcosa, ragazzo. Di cosa vuoi parlare? Ho qualcosa da farti vedere. Ah, eccole. Le memorie del giovane Dobe, che ovviamente Dobe era è praticamente il capo villaggio, quindi queste sono le sue memorie di quando era giovane. Notte, Liam, buonanotte. Perché dobbiamo combattere? Ci sono altri modi per risolvere i problemi. È stato colui che più si è impegnato per Estar. Cercate di capire. Estar è una città futuristica che si trova alla fine di queste rotaie. Aspettate, ascoltatemi. Credo tu sappia che molti ingegneri di Fisherman Horizon una volta vivevano ad Estar. L'era dello sviluppo di Estar fu un'epoca molto florida, ma ben presto gli obiettivi iniziali svanirono. L'alta tecnologia venne impiegata per scopi militari. Dobe e i suoi fecero di tutto per evitarlo, ma non ci fu niente da fare. Un giorno qualcuno propose di lasciare Estar e di costruire un nuovo posto per vivere. Costruire era la loro specialità. Fu così che, grazie all'impegno di alcuni uomini, nacque la città di Fisherman Horizon. Dobe cercava il dialogo, non si risolve niente scappando, diceva. Ma alla fine se ne andò via anche lui. Eppure, ancora adesso è convinto che attraverso il dialogo si possa risolvere qualsiasi cosa. E non posso biasimarlo. Ora lui è il nostro capo e io ne sono felice. Il tempo cambia le cose. Anche Esther e Fisherman Horizon sono cambiate. Ma io sono fiero di questa città. Quella di FH è una storia semplice. Ma volevo che almeno tu la conoscessi. Hai ancora un po' di tempo? Sì. Questo povero vecchio ti ringrazia. Bene, andiamo. Seguimi. Questa, tra l'altro, è una side quest. E ovviamente completare questa side quest ci darà un premio incredibile. Fisherman Horizon non è un sogno. Vedi, lui già aveva in mente di creare questa città. Molti soldati sono stati eliminati. Questo porterà a dibattiti sulla nostra politica di non intervento. Il commento del capostazione. I nostri principi pacifisti non si toccano. Oh, tutti quanti si sono improvvisamente svegliati. Ne è passato di tempo, è strano vederti da queste parti. Se non mi faccio vedere ogni tanto, pensereste che sono morto. Capo, prendimi se cado.
riesci a bere ancora, vuol dire che stai bene, no? Ti avevo detto di darci un taglio, però. Vedi di non esagerare. Vedete tutti che lo salutano, lo trattano con rispetto, quindi è una figura importante. Il capo ha ragione. Smetterò di bere. È sempre il solito. Quante cose sono successe in tutti questi anni? Ne è passato di tempo, capo. Vedete, lo chiamano tutti capo. È passato così tanto? Bene, ci vediamo. Sì, capo. Il capo conta su di te. Devi essere davvero uno che vale. Pensavo fossi solo un mercenario. Tra l'altro non c'è neanche la musica, se ci fate caso, per sottolineare l'importanza di questa fase, perché sembra, diciamo, una sorta di side quest sciocca. In realtà ha un perché. Ehi, capo, non capiti mai da queste parti. Che ti è successo? Lascia che ti presenti questa gente. Lui è un mio vecchio amico. Adesso è il padrone di questa specie di negozio. Questo qui. E quello è un ragazzo cresciuto a Fisherman Horizon. È un grande rompiscatole. Ah, è vero, è vero. Vecchio scontroso puzzone. Shh, stai zitto. E tu invece eri uno dei più grandi donnaioli di FH. Te l'ho fatta, non sono ancora vecchio. Sì. Il capo era un abilissimo ingegnere di Estar. Lo chiamavano Locomotiva. Locomotiva? Perché era un trascinatore. È riuscito a portare fuori da Estar più di 100 ingegneri, me compreso. Ma come, non lo sai? Lui inventò anche il nome da cui deriva Fisherman Horizon. Infatti, Fisherman Horizon, quindi il pescatore, no? L'orizzonte del pescatore. Fu lui che propose di allontanarsi da Estar e di costruire un nuovo posto dove vivere. L'immagine dell'orizzonte infinito e del pescatore. Fisherman's Horizon. Fu così che nacque questo nome. Non è forse vero, capo? Sei un bravo uomo, ma come al solito sei un gran chiacchierone. Sei sempre in gamba, capo. Cioè, guardate come lo rispettano. Forse non sono più un trascinatore. Orizzonte e pescatore? Ma ha qualche significato? No, nessuno aveva proposto altro. Mi sembrò strano, infatti, che nessuno ebbe da ridire per quel nome. Eh? Vuol dire che questo nome non significa niente, capo? Ah, suonava bene. No, no, tutti gli ingegneri e tu stesso ci credevate in quelle parole. Certo, certo. Ma va bene lo stesso, no? Il vostro scopo l'avete raggiunto. Forse è vero. E poi è meglio così. Sì, ma... Non bisognava pensarci troppo, pensare... È tutto... è talvolta pericoloso. Anche se sei giovane, tu hai capito. Sei proprio il mio discepolo. Da quando sono il suo discepolo? Ah, solo una cosa. Non dire al capostazione che sono venuto qui. Ho capito. Parliamo col bambino di nuovo, se c'era il bambino... Devo concentrarmi e infine riparliamo con lui. Bene, è tempo di andarmene. Qualcuno verrà a prendervi, voi che fate? Torniamo da soli. Hai fatto un lungo viaggio? Vieni. Mega Elisir. Come in ogni Final Fantasy, vi ho sempre spiegato che ogni side quest, quando finisce o arriva alla conclusione, vi darà sempre un oggetto, o comunque vi darà qualcosa che vi farà capire di aver concluso la side quest. Bene, questa del pescatore è fondamentalmente una side quest, ed è una side quest particolare, che però ci ha permesso di avere uno degli oggetti più rari praticamente di tutto il gioco, ovvero un Mega Elisir, che praticamente ripristina tutti gli HP di tutti in qualsiasi parte del gioco.
perché le tende possono essere utilizzate nei save point e nella mappa di gioco, mentre il Mega Elisir cura tutti indistintamente da qualsiasi parte del menu, anche durante una battaglia. E allora ci vediamo. Ciao! Qui ci prendiamo un bello shell. Ma non è finita qui, perché le piccolezze di Fisherman Horizon continuano. Ce n'è ancora un'altra da farvene vedere. E si trova qui, nella casa dove eravamo stati la volta scorsa. Allora, vuoi sistemarlo? Hai detto di essere un professionista in questo, no? E allora? Cosa stai facendo? Stai zitto! Oh, oh, un Seed! Gli ho chiesto di riparare l'Ironclad che voi porci avete distrutto. Povero scemo. Fate i bravi o vi spezzo le gambe. Sta prendendo in giro. Questo è in cerca di rogne. Vattene via. Cosa? Non ho più voglia di scherzare. Forza, andiamo fuori. Ok. Andiamo. E quindi? E quindi sì. È scappato fuori dalla finestra. Ha detto che non è giusto 2 contro 1. Grazie, prendete questo. Mega Fenice. Altro oggetto interessante. E quindi sì. È scappato. Ha fatto tutto il gradasso, ha fatto tutto lo spaccone, ma non ha concluso un cazzo. Fondamentalmente non ha concluso un cazzo. Ok. A questo punto noi possiamo ritornare al garden. Ok, facciamo queste ultime cosucce, che così ce le togliamo dalle scatole. Così settimana prossima cominciamo con il botto, che settimana prossima cominciamo con la festa. Cominceremo con la scena della festa del garden, no? Vi ricordate che Selfie stava lavorando al festival, no? Ecco, Irvine, praticamente, quando ha chiesto a Squall di far intervenire gli ingegneri di Fisherman Horizon per riparare qualcosa, si stava riferendo proprio al fatto che voleva riparare il palco dove Selfie avrebbe dovuto organizzare il festival. Cosa c'è? Selfie è depressa. Dovresti fare qualcosa per lei, visto che sei il capo, no? Ma siccome non sei molto abile in queste faccende, pensavo di darti una mano. Dov'è Selfie adesso? Al palco del festival. Andiamo al palco. Ovviamente Selfie è depressa perché? Perché ovviamente il garden si è schiantato e quindi tutta la struttura del palco si è distrutta. Aspetta. Lo riparano con quella gru il garden? Come pensavi lo riparassero? Con chiodi a martello? No, non volevo dire questo. Andiamo. Non ti stupisci mai di niente. Beh, effettivamente la gru è bella importante. Quindi effettivamente vedere una gru del genere che ti sistema il garden effettivamente potrebbe essere particolare. Ok. Andiamo all'area palco, andiamo da Selfie. E poi, dopodiché, direi che possiamo staccare. Siamo anche in perfetto orario per dove volevo concludere. Ed io, fortunatamente, nella mia testa, Final Fantasy VIII, lo riesco a frazionare per come voglio frazionarlo. In modo tale da fare tutto in modo ordinato, senza mischiare troppe cose, no? Facciamo i capitoli, è come se fosse a capitoli. Il capitolo Galbadi, il capitolo Fisherman Horizon, il capitolo questo, il capitolo quello, il capitolo Balamb. Anche per essere più ordinati mentalmente. Sia per quello che dobbiamo fare, ma soprattutto per quello che dobbiamo spiegare e dobbiamo raccontare.
se ovviamente l'RNG ci sorride, perché poi quando bisogna farmare le carte, quando bisogna fare quello, quell'altro, c'è sempre un po' di tempo che si può perdere. Eccola qui. Non è giusto. Tutto quel lavoro per far muovere il Garden e poi sbatte contro FH. È stato inevitabile. Avrei voluto vedere un gruppo suonare e vedere tutta la gente allegra attorno a me. Oh, sembra proprio giù. Ecco, lascio fare ad Irvine. Irvine, pensaci tu. Io non so che fare. Eh? Squall si presenta al rapporto in presidenza. Che succede ora? Forse non serve a niente essere depressi. Sì, infatti, facciamo qualcosa di divertente. If you know what I mean. Cioè, cosa? Pensiamo a qualcosa. Chiediamo a quelli di FH se ci riparano il palco. Ripararlo per loro sarà una cosa da niente. Davvero? Secondo te lo faranno? Non ti preoccupare, proverò io a convincerli. Cioè, vuoi dire che... Creeremo il gruppo di selfie e lo faremo suonare su questo palco. Yahoo! Avrò il mio gruppo! Bene, bene, almeno sono riuscito a farla felice. Anche se io credo tu volessi... Fine del rapporto. Ho capito. Ho ricevuto anche il rapporto di selfie un attimo fa. Ha detto che l'ha scritto sul suo diario aperto. Puoi vederlo sul terminale in classe. Ah, un'altra cosa. Sempre che i soldati di Galbadia avessero come primo obiettivo quello di cercare Elion. Credo ci sia la strega idea dietro tutto ciò. Elion ha il potere di far rivivere esperienze di un uomo di un mondo passato. La strega idea la sta cercando per potersi impadronire di tale potere. Vedete Squall che comunque riesce a fare 2 più 2. Quindi l'esercito di Galbadia schierato con la strega stava cercando Elion a FH? E che l'avessero trovato oppure no, l'esercito aveva l'ordine di distruggere la città. Ciò per ridurre il numero dei posti potenziali in cui si può nascondere. Logico. La strega continuerà a bruciare e distruggere tutto lungo il suo cammino finché non troverà Elion. Non possiamo più esitare. Dobbiamo distruggere la strega. Parla il preside Sid. Ho un annuncio da fare a tutti voi. A voi tutti. Ho notizie importanti che riguardano tutti voi. Il modulo di movimento del Garden è in riparazione. Quando questa fase verrà completata, lasceremo FH e partiremo per una missione. Zell in fila per i panini. Questa missione ha come scopo l'annientamento della strega. Il Garden sarà la nostra base mobile. La gestione dell'operazione sarà condotta da me e da alcuni Sid. Ecco, Zell se n'è andato, quindi anche oggi. Questa è una missione di guerra. Abbiamo bisogno di un leader valoroso. In qualità di preside, nomino Squall, caposquadra Sid. Ecco qua. Da ora in poi, il comando strategico e sulla nostra futura direzione sarà affidato a Squall. Ma dice davvero? Seguite i suoi ordini. Incredibile. Qualsiasi obiezione mi venga riferita personalmente. Non ha chiesto il mio parere. Ling, long, ling. Squall, mi fido di te. Oh. Questo è il tuo destino. Condurre l'esercito che distruggerà la strega. Non mi dica che la mia vita è già stata decisa fin dall'inizio. Ecco, completamente incazzato come un mostro. Non me ne frega niente di combattere la strega, ma non lo posso evitare fino a quando sono Sid. Fino a quando sono Sid? Lasciare la Sid? Se la lascio cosa mi resta? Non ci voglio proprio pensare. Ha ragione il preside. Bisogna salvare il Garden e distruggere la strega. Come potrò occuparmi della gente e della battaglia allo stesso tempo? Bisogna distruggere la strega e farla finita in fretta. Ma la strega è la moglie del preside. Davvero vuole distruggerla? Come si sentirà nel dare un ordine del genere? Grazie, grazie a tutti. Selfie sarà il capo del nostro gruppo. Salve a tutti. Vorremmo organizzare un concerto e dedicarlo ad una persona che sta facendo molto per tutti noi. Squall, vorrei che questo concerto fosse un regalo da tutti i suoi amici. Sembra divertente, ma i musicisti? Sono qui. Dove? Dove? Vuoi dire che siamo noi?
Ma non abbiamo mai suonato insieme. Quanto vale provare però, no? Abbiamo gli strumenti e gli spartiti. Scegliamo quattro di noi e formiamo il gruppo. Che divertente, proviamo. Scusa Rinoa, tu non puoi suonare con noi. Eh? Non mi volete nel gruppo? Per te ho un compito molto più delicato. Non ho mai preso in mano uno strumento finora, come faccio? C'è un problema da risolvere. Questo concerto mi sta a cuore sin da quando mi sono trasferita qui. Ho gli spartiti che mi aveva dato l'ex organizzatore del concerto, ma quando il garden si è scontrato, i fogli si sono tutti mischiati. Doveva essere uno spartito a quattro parti, e invece adesso uno spartito con otto parti. Cosa significa? Se scegliamo tra le otto parti le quattro appropriate, riusciremo a suonare la canzone giusta. Se scegliamo la parte sbagliata, verrà fuori una musica molto strana. Abbiamo tutti gli strumenti ora, ognuno di voi provi a suonarne uno. Irvine vi ascolterà e vi dirà se avete scelto bene oppure no. Cominciamo? Ecco qua. Qui ragazzi c'è un'altra cosa che ovviamente si può fare all'interno del gioco, ovvero scegliere gli strumenti giusti o scegliere gli strumenti sbagliati. Ci sono due tipologie di strumenti giusti. Un quartetto che vi permetterà di ottenere la musica allegra, ok? Un altro quartetto che vi permetterà di avere la musica romantica e un altro quartetto dove potete scegliere ovviamente musica a caso e invece farà il caos e non si capirà più niente, sarà un insieme di suoni tutto particolare. Quindi noi possiamo scegliere effettivamente anche come andrà la missione di Rinoa, perché Rinoa durante questo concerto avrà una missione da compiere e in base alla musica che abbiamo in sottofondo cambieremo l'esito di questa missione. Ora, se noi volessimo andare diciamo con una sorta di roleplay, io penso che la scelta migliore in questo caso sia la scelta romantica, ovvero far suonare la musica romantica in modo tale che Squall finalmente possa insieme a Rinoa avere un dialogo tranquillo e per lo più anche profondo. È l'unica occasione che abbiamo per poter vedere Squall in questo modo. E poi anche la musica che verrà suonata con il, diciamo, con il gruppo romantico è una canzone di cui abbiamo già sentito parlare. Quindi di conseguenza avremo la possibilità di ascoltarla ufficialmente. Quindi io credo che sia la cosa migliore. E quindi voglio fare questa decisione e voglio percorrere questa strada, ovvero la musica romantica. Per avere la musica romantica dobbiamo prendere quattro strumenti: la chitarra elettrica, il piano, il sax e il basso. Quindi questi quattro saranno i nostri strumenti. Non ha importanza a chi li diamo, li possiamo dare a chiunque. L'importante è che diamo questi quattro strumenti a che siano appunto quelli romantici. Inoltre, per chi ovviamente non sapesse gli strumenti, può capire quale musica ci sta ascoltando, perché ogni strumento avrà un ritmo diverso. Quindi mettendo quattro strumenti con lo stesso ritmo, ovviamente troveremo una combinazione giusta. Mentre invece mettendone due giusti e altri due dall'altra parte, creeremo il casino. Quindi, cominciamo con Zell che suonerà la chitarra elettrica. Perché Zell ce lo vedo con la chitarra elettrica. Sentite che questa ha una melodia. Se io adesso vi facessi sentire un altro strumento, per esempio la chitarra acustica, sentite, avrà un'altra melodia. E non c'entra niente con quello che abbiamo sentito poco fa. Quindi, trovando i quattro strumenti che hanno la stessa melodia, effettueremo la canzone allegra. Mentre invece con la chitarra elettrica dovremo fare gli strumenti tutti, diciamo, uguali in questo caso. Quindi, chitarra elettrica. Ma
qui, tra l'altro, c'è anche un'altra cosa che si può fare, un'altra delle piccolezze, delle piccole chicche che si possono fare durante il gioco. Noi adesso abbiamo praticamente la possibilità di camminare con Irvine e noi possiamo andare via. Noi possiamo letteralmente andare via da questa zona, però il gioco lo sa. E quindi che cosa succede? Noi possiamo letteralmente andare via. Possiamo letteralmente andarcene. E perché dobbiamo andarcene? Perché dobbiamo fare un'altra cosuccia. C'è un'altra cosa che devo farvi vedere, che non so quanti di voi conoscono. Vedete? Irvine se n'è andato. E possiamo girare Fisherman Horizon da soli. Quindi, andiamo da questa parte e guardate che succede. Ma cosa... Perché quando è il mio momento non c'è nessuno? Cioè, per farvi capire il fatto che Irvine non è il protagonista. Quindi, giustamente adesso, il fatto che tu possa utilizzare Irvine non c'è nessuno. E quindi tu puoi andare in giro con Irvine, ma non c'è nessuno. Quindi lui dice, ma perché quando è il mio momento non c'è nessuno? Esattamente per quello, perché non sei tu il main character. Ma c'è un'altra cosa che si può fare. Ovvero, ritornare nel negozio, perché guardate chi c'è. Allora, vuoi sistemarlo? Hai detto di essere un professionista in questo, no? È ancora qui. E allora? Allora, che stai facendo? No! Ah, ma sei da solo? Stava per essere riparato, ma non importa, mi occuperò io di te. Qualcosa di diverso da prima. Ti faccio vedere io. Sembra che faccia sul serio. Meglio andar via. Ok, è stato un piacere. Ci vediamo? Cosa? Dove credi di andare? Risolviamo la cosa fuori. Perché? Fuori, chiaro? Va bene. Andiamo fuori. Bang, 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 bang. Eccolo qua. Ma... Oh. Ok. Incredibile, come ce l'hai fatta? Ah, non era niente di speciale. Ah, si è visto muovere qualcosa. Comunque grazie, ho qualcosa per te. Modo di felice. Ah, non è di tipo mega? Perché non è la stessa mega finisce che praticamente ci hanno dato prima, no? Quindi, essendo Irvine comunque un side character, comunque non un main character, gli hanno dato una semplice coda di finisce. Ci vediamo. Colpi veloci e colpi perforanti. Colpi vibranti, a posto. Abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Ok, l'abbiamo letteralmente derubato comunque, cioè proprio per dire. Perfetto. Ok, una volta fatto questo, direi che abbiamo concluso praticamente tutto quello che c'era da fare su Fisherman Horizon. E non abbiamo nient'altro da fare per il momento. La prossima volta invece, e ci vedremo, va sì perché non ho i junction, la prossima volta invece che ci vedremo, quindi settimana prossima, concluderemo l'assegnazione degli strumenti e assisteremo al concerto, assisteremo a questa festa che Selfie per l'appunto vuole fare e vedremo finalmente un dialogo speciale tra Rinoa e Squall. Quindi settimana prossima sarà una bella puntata abbastanza sentimentale, oserei dire. Quindi per il momento possiamo anche chiudere qui Fisherman Horizon. E noi con Final Fantasy VIII ci rivedremo settimana prossima, ovvero giovedì prossimo. Mentre invece domani ci vediamo con Mafia 3 e continueremo la storia di Mafia 3. Mentre invece poi da settimana prossima riprenderemo la programmazione normale, perché dobbiamo finire Wukong, dobbiamo fare un sacco di altre cose, quindi riprenderemo la programmazione normale. Ok? Quindi ci sta. Detto ciò,
Vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per essere stati con me, spero che vi siate divertiti, spero che abbiate apprezzato anche queste piccole chicche che comunque fanno sempre piacere quando si rigioca Final Fantasy VIII, e ci becchiamo settimana prossima. Adios.